Amici di Formula Italian Team, bentornati! Secondo appuntamento della prima stagionale in Bahrain. È il tempo della Pro League che scende in pista sul circuito del Sakhir. Accanto a me, questa sera, in cabina di commento e che mi terrà compagnia per le 20 gare di Pro League di questa stagione, Jacopo Rochita. Ciao, ciao Luca e buonasera a tutti, buon inizio di campionato. E allora, siamo pronti, i piloti che sono già in pista per questa qualifica, 18 minuti che andranno a decidere quella che sarà la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. Jacopo, in base a quello che si è visto in questa stagione, in questa stagione, in questo pre-stagione, cosa ti aspetti da questa Pro League? Ma mi aspetto sicuramente delle novità, delle rivelazioni molto fresche e soprattutto grande combattimento. Durante questa pre-season abbiamo visto molti piloti comunque andare anche abbastanza forte. Gianluca Occhi, lo stesso Fabio Sorname non è andato male, mica mai Pirillo. Quindi mi aspetto sinceramente una bella battaglia sin da questa prima gara e sin da questa prima qualifica. Lele Salva fa il record del primo settore, ma lui risponde Fabio che gli toglie 2 decimi. Poi Lele Salva intanto Lopeschi con 28,6 su gomma media fa il primo miglior tempo della sessione. Lele Salva si mette davanti in 26,8, ma sta arrivando Fabio con l'altra McLaren. McLaren, Jacopo, che secondo me può essere il team favorito. Intanto 37,1 di Fabio nel settore centrale, anche lì un decimino meglio nei confronti di Lele Salva. Vediamo l'ultimo settore, un primo 26,872. Il tempo da battere di Lele Salva, che è il primo riferimento cronometrico, 26,394 al primo Interessante. tentativo. Molto interessante, Jacopo. Sì, come avevi detto te, le McLaren sembrano in questo momento forse la coppia da battere. Hanno due piloti molto veloci, settore giallo intanto nel T3. Probabilmente ci potrebbe essere stato un problema. Sì, la Ferrari di Matteo Profilo che si è girata con gomma media. Sì, diciamo che praticamente la coppia favorita sembra essere la McLaren. Occhio però a Renault perché comunque abbiamo Gianluca Occhi che va molto. Alpine, scusate. Con Gianluca Occhi che va molto forte e Riha Hiroshi che potrebbe essere la rivelazione di questo campionato, e però ovviamente la Pro può riservare sorprese, quindi aspettiamoci di tutto. Occhio anche al duo Mercedes. E a proposito di Mercedes c'è Mike Mai che sta andando a concludere il suo giro, passato in 27,9 nel primo intertempo, 2 decimi di ritardo da Fabio che poi era passato, se non vado errato, al settore centrale in 37,1, anche lì Mike Mai paga un paio di decimi, 37,3. Vediamo come chiude il pilota della Mercedes che ora sul traguardo ha già sfruttato una gomma rossa. 1,27,0, si ferma a 2 decimi da Lele Salva, ma a 7 decimi da Fabio. Sì, Fabio in questo momento ha veramente creato un solco enorme al primo tentativo. C'è da dire comunque interessanti le scelte dei vari piloti, ad esempio Gianluca Occhi e Lupin che hanno già usato la gomma media, quindi avranno sicuramente una gomma media usata, mentre i piloti che hanno già fatto il primo tentativo con gomma rossa potrebbero, nel caso fare 3 stint, avere una rossa usata e questo potrebbe essere molto interessante per quanto riguarda l'ottica di Gran Premio. Nel frattempo c'è qualche problemino nella stanza dei bottoni. Stiamo cercando di sistemare. Ganu 37,1 fa il record nel settore centrale e infatti si mette in seconda posizione con l'altra Mercedes, molto vicino a Fabio, 180 millesimi. Da notare come comunque tutti i piloti in questo momento stanno tenendo il primo tentativo abbastanza soft, ultimo settore nella quale tanti piloti hanno sbagliato e anche il miglior tempo di Fabio comunque paga tantissimo nell'ultimo settore. Questi tempi potrebbero scendere molto rapidamente nei prossimi 2 run di questa qualifica. Vediamo perché c'è ancora molta carne al fuoco, la sessione è ancora lunga, 10 minuti e mezzo al termine, insomma c'è ancora tanto di cui parlare. Birillo intanto non so se sta facendo un secondo tentativo perché non è passato male, è passato in 28,1 al primo settore e No, poi no, è il secondo tentativo, sì. 37,4. Ma io penso rientri, mi sembra, a meno che non vuole fermarsi subito con questa gomma perché 2 giri non distruggi la gomma, no, va per un secondo tentativo. È anche vero che questo è un tempo molto alto, 27,1 è molto Eh sì. migliorabile teoricamente, quindi può anche prendere un po' più di confidenza e occhio perché questo potrebbe essere un run molto lungo, significa che lui potrebbe fare 2 run in questa qualifica e tenersi una gomma rossa nuova per quanto riguarda la gara.
potrebbe anche farlo. Ricordiamo che da quest'anno, e lo spiegavamo anche ieri, la strategia è libera, ma per quanto riguarda le gomme è praticamente obbligatoria, perché Pirelli porta le stesse gomme per tutti, quindi i piloti hanno tre gomme soft e una gomma media per la qualifica, una gomma media e una gomma hard per la gara, quindi devono gestire queste gomme. Mister X intanto sul traguardo si sta in sesta posizione, ben lontano però, un secondo e sei da Birillo, è però su gomma, non da Birillo, pardon, è a 9 decimi da Birillo, un secondo e 6 da Fabio, è però su gomma media, quindi sta ancora rodando. Long intanto con gomma soft si ferma a 7 decimi da Fabio il Surname, non lontano, meno di un decimo dalla Mercedes di Mike Maker in quarta posizione. Terza fila provvisoria per Long e Di Rossi, che fanno il loro esordio assoluto al 100%. Da notare intanto che Nicola invece è uscito in questo momento in pista, non ha ancora fatto segnare un tempo, quindi probabilmente questo è il suo primo run in gomma rossa, ne farà due, mentre molti piloti che hanno usato la media credo che adesso potranno già iniziare a fare il loro proprio secondo run con gomma soft, e attenzione perché i tempi potrebbero migliorare già drasticamente in questa seconda run, e Fabio Surname infatti è uno dei piloti che scende subito in pista. Tanto bandiera gialla nel terzo settore, forse solo un rallentamento dalla Ferrari di Birillo Dog, probabilmente visti i due tentativi rimasti a corto di carburante nell'ultima parte del tracciato. Si sta rilanciando Matteo Profilo con gomma media a metà sessione. Potrebbe essere interessante che lui possa partire con gomma media, il tempo in questo momento 28,2, gomma media che non è male. Però è una gomma che comunque ti fa partire molto indietro rispetto a chi usa una soft, quindi non lo so se è una strategia solo per prendere confidenza o proprio se vuole partire con questa gomma gialla. Tanto ancora c'è un po' di traffico nel terzo settore, l'abbiamo visto poco fa dal GPS, diversi pallini che si stanno muovendo. Ovviamente se volete maggiori informazioni sulla gara potete andare sul nostro sito, se non siete registrati registrarvi e andare a consultare il nostro live timing, dalla quale potete estrapolare molte più informazioni, gli intertempi, il passo dei piloti, giro per giro, le penalità, potete sapere davvero molto di più oltre al seguire appunto qui con noi la diretta della gara su Twitch sul canale di Formula Italian Team. Riparte Fabio tra pochissimo, partono anche Marco Gano, Lele, mica mai, i primi partono tutti insieme, Fabio è il primo a iniziare il suo giro, vediamo se riuscirà a migliorarsi. Intanto Nicola non male, 28,1 primo settore. Staccata di curva 1 per Fabio, molto preciso, riesce a sfruttare bene l'uscita, curva 2 taglia secco sul cordolo, primo settore nella quale Fabio è stato in questo momento nettamente superiore alla concorrenza con un 27,7 abbondantemente molto buono come primo intertempo, vediamo se adesso riesce a migliorarsi il pilota McLaren. Primo settore per Fabio, lo attendiamo, aspettiamo l'aggiornamento in grafica, era passato in 27.780 nel suo tentativo precedente. Nicola Fuchs 37.0, sì. Non abbiamo ancora il riferimento di Fabio, non vorrei che sia stato annullato. Probabilmente potrebbe essere stato annullato. Nicola intanto si hissa in terza posizione con un 26, primo 27.7. Terza posizione per Nicola, ci sono anche Marco Ganu, Lele Salva, Miche Mai in pista. Ecco l'aggiornamento di Fabio, record nella parte centrale, 37.0. Ma non nel T1. Bandiera gialla secondo settore, mentre Fabio sta arrivando sul traguardo. Ritocca di un decimino e abbondante, più di un decimo e mezzo. 26.208, 5 minuti 55 secondi al termine, c'è ancora un tentativo. Le salva Fuchs al primo settore, ma poi ha sbagliato nella parte centrale. E si mette comunque terzo alle spalle di Marco Ganu, lontano un decimino e mezzo dal pilota della Mercedes. Ganu che, se non vado errato, si è lanciato adesso. Sì. Vediamo. Tempo da battere, primo settore 27,8 di Fabio. Ganu lì era passato in 27,9 prima. Attenzione al tempo di Lele Salva perché è a mezzo secondo da Fabio Surname, ma mezzo secondo l'ha lasciato nella parte centrale, mentre Marco Gano sembra aver rallentato in questa fase. Sì, ha rallentato, l'ha data su. Tutti con rossa. Tutti con la rossa, Michemai anche ha alzato il piede.
C'è Hiroshi, credo, in pista per un tentativo veloce, 28.0 primo settore, 37.4 settore centrale, sta arrivando ora sul traguardo il pilota della Williams, mentre Nicola fa un secondo tentativo. Anche Anche giallo Gianluca sta Coco. arrivando, Hiroshi nono, ha un secondo e uno, 26 e 3. Giallo Coco, terzo. terzo, si mette a spezzare un po' quel predominio Mercedes e McLaren lì davanti. Si mette subito alle spalle di Fabio e Marco Ganu. Provvisoria terza posizione, seconda fila. E attenzione perché comunque anche Hiroshi potrebbe stare là davanti perché ha fatto un ultimo settore veramente lento rispetto ai suoi avversari di ben 4 decimi superiore nel T3, quindi sicuramente un errore da parte del compagno di Gianluca Coco. Occhio però, teniamo d'occhio all'Ele Salva perché ha fatto un bel tempo, ha vanificato tutto nella parte centrale. Direi che questa pole ancora non è così scontata come sembra dal tempo di Fabio Sornelli. Intanto Alesi non eccezionale nel primo settore, fa però il suo miglior rilevamento nel settore centrale. Sta arrivando ora sul traguardo con la sua Aston Martin, gomma gialla. Si vede che è una gomma che è un po' da accudire. Alesi si mette in dodicesima posizione, a un secondo e otto. Mentre stavo parlando di Giovi, che passa proprio ora sul traguardo alle spalle di Alesi, porta la sua Alpine a 6 decimi da Fabio Il Sornei, ma a una manciata di millesimi dalla sesta posizione di Miche Mai. E Mister X 11°, proprio adesso. Tra l'altro devo fare un appunto perché devo ancora abituarmi bene alle macchine, ma Hiroshi ha ovviamente la Williams e Giovi ha l'Alpine, l'avevo un attimo confusi dalla colorazione che c'era. Lo dicevamo ieri, se abbiamo 50 sfumature di blu. vabbè, l'occhio farà la sua parte nel corso della stagione, insomma. Tanto da notare, Luca, strategia diversa del duo dell'Aston Martin, eh? Entrambi con gomma media e credo che si qualificheranno proprio con essa a questo punto, perché se non sbaglio mancano poco meno di 3 minuti e non avranno il tempo necessario per qualificarsi con la rossa. Quindi l'Aston Martin ha deciso di qualificarsi con gomma media. E nel frattempo nel riquadrino vediamo il riposo di Long, che in questo momento è fermo ai box in attesa del secondo, dell'ultimo tentativo negli ultimi minuti della sessione. E vediamo anche Alesi impegnato alla guida, anche se sta riportando la sua vettura ai box. Sono tutti pronti adesso, eh. Mancano 2 minuti, vediamo un po' come usciranno i piloti. Due Mercedes insieme, con l'Ele Salva davanti a Fabio Surname. In questo momento stanno uscendo tutti fuori dai box e quindi ci aspettiamo qualcosa di grande, soprattutto penso che ci si potrebbe arrivare vicino al 25. Vediamo, vediamo. Servono a Fabio Il Sornin 209 millesimi per abbattere il muro del minuto e 26 secondi, che comunque è un grande andare. Come detto, è interessante l'Ele Salva perché ha lasciato, se, da quello che tu dicevi prima, molto nel settore 2. Sì, quasi mezzo secondo ha lasciato, quindi una possibile prima fila ce l'ha l'Ele Salva tra le mani. Intanto Patrick fa i suoi migliori parziali, 28.2 primo settore, 38.2 settore centrale, ancora con gomma media. Forse fa due tentativi di media, si ferma a 2 secondi e 2, rimane in ultima posizione, rallenta con 1.29. Secondo me non ha altri tentativi, speri. No, credo che la strategia del box Aston Martin sia abbastanza chiara, quella di partire con gomma media per quanto riguarda il primo stint di gara, a mio avviso. Tanto attenzione Parte l'Ele perché Salva, poi sono ci sarà Fabio. Sì. iniziate fuoco alle polveri. E allora vediamolo. L'Ele Salva on board. Staccata di curva 1. Prende bene la corda. Qua bisogna stare attenti perché i cordoli sono diventati molto più impegnativi. Non bisogna saltare troppo sul cordolo per non scomporre la macchina e poter andare subito sul gas. E alza il piede l'Ele Salva. E se alza il piede l'Ele Salva significa che ha finito la qualifica, almeno Ai che non voglia ai ai, fare un altro tentativo. Sì, ha non ne finito la ha, qualifica. non ne ha. Passa Fabio, E siamo lì, intanto eh. scarselletta 28,4. Non si migliora nel primo settore, ma si migliora con 37,5 nel settore centrale. Sta togliendo 3 decimi alla sua prestazione. Si sta in 13°, un secondo e due. L'Ele Salva 27.814, un millesimo rispetto al suo tempo nel primo settore, di No, ritardo. Deve essere un errore di grafica perché stava andando troppo piano per fare un tempo uguale al suo migliore. No, l'Ele Salva, scusami, Fabio Sunnem. Ah, ok. Ok,
Errore mio. Attenzione, vediamo tante bandiere gialle, tutti i piloti stanno prendendo spazio e sta arrivando Fabio Surnin proprio Sta nell'ultima chiudendo parte il di giro e c'è circuito. tanto traffico, attenzione, eh. Non dovrebbe prendere traffico, no. Si lanciano Non si tutti. sta migliorando però. Non si sta migliorando, non sta trovando il suo miglior giro. Non è però lontano, 66 millesimi. Alla fine migliora Invece di sì. pochissimo. Alla fine migliora di pochissimo con il record nell'ultimo settore 21 e 2, 26,178. Vediamo se Marco Cano può rispondere. Gianluca non riesce a rispondere. Nicola A meno che non 28,0 ci primo sia. settore, poi 37,7 nel secondo. Credo che ci sia qualche problema col tempo perché molti piloti si sono lanciati adesso, tra cui anche Lele Salva. Forse c'è un delay del Sì. A tempo, quindi non è precisissimo. questo punto sì, perché Quindi. hanno preso bandiera Birillo e Patrick. Canu record, settore centrale 37,0. Occhio. Attenzione Canu. Ah, migliora di un decimo, ma si ferma a 294 millesimi da Fabio. Giallo Cocu. Lopeschi 28,0 primo settore, Dottor Long 27,9 primo settore, 37,2 settore centrale, sta migliorando di quasi mezzo secondo. Lele salva record Wow. 27,8 nel primo settore. Che non è proprio record perché il record suo era 27,7, quindi ribadisce il primo settore, ma Un po' attenzione di perché deve prendere un po' di traffico, traffico. tanto traffico, tanto traffico, incredibile. Di Mister X che sta Tanto. girando tra l'altro con la gomma gialla. Uoi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 o
centrale, bandiera gialla secondo settore, giallo Koku, 36-9 nel settore centrale, attenzione, è in linea per la pole, idem Giovi. E anche Lele Salva, 37-0 in linea con la pole position. Arriva Giovi, giallo Koku è secondo a 91 millesimi, Giovi subito dietro, Lele Salva è terzo, si mette fra le due Alpine, incredibile. Incredibile come si sia rovesciata la classifica negli ultimi tre passaggi. E chi ci ha rimesso di più sono state le due Mercedes, che alla fine si troveranno a scattare entrambe dalla terza fila. Quinto Marco Ganu, sesto Mike Mai. Era sembrato a inizio sessione che sarebbero potuti essere i principali rivali delle due McLaren. Le due McLaren con Fabio e con Lele Salva sono lì. Fabio si prende la pole, come da pronostico di quella che è stata la pre-season, insomma era il grande favorito, ma attenzione perché Gianluca Koku è davvero vicino, Jacopo, però dobbiamo fare un focus poi su quella che sarà la gara, perché stiamo imparando quest'anno che qualifica e gara, forse mai come questo gioco 2021, sono due misteri totalmente diversi. Soprattutto mai come in questa gara sarà molto importante la strategia, perché tutto sommato tutti i piloti sembrano essere molto vicini, ma poi dopo la gestione della gara sarà fondamentale dei vari piloti. E nelle prime sei posizioni abbiamo due McLaren, due Alpine e due Mercedes, come avevamo già predetto a inizio qualifica, che sembravano i team quelli più forti, e sono già i primi sei tutti là davanti. Ed eccola qui quindi la classifica con Fabio Zornheim che si prende la prima pole stagionale, 92 millesimi su Giallo Koku, il più veloce, il pilota della McLaren. Questa sarà la prima fila, ancora una McLaren e un Alpine in seconda fila con Lele Salva e Giovi, poi le due Mercedes di Marco Ganu e Mike Mai, via via Hiroshi, Nicola, Long, Birillo, Lopensky, Alesi. Mister X scarso nico in 14ª posizione, chiudono lo schieramento la Ferrari di Matteo Profilo e la Aston Martin di Patrick Speri. Jacopo, stiamo per andare in clima gara, attenzione alla prima curva, ovviamente la gara è lunga, stiamo parlando di 56 tornate, e cosa ne pensi, cosa ti aspetti? Allora, valutando la qualifica abbiamo 13 piloti in un secondo, quindi probabilmente potrebbero essere molto vicini tutti anche durante la gara. Il problema quale potrebbe essere? Soprattutto le strategie, quindi ci potrebbe stare che qualche pilota, soprattutto là davanti, ci sono praticamente compagni di squadra tutti vicini, quindi uno dovrà per forza anticipare rispetto al proprio compagno, qualcuno dovrà fare da esca probabilmente per cercare di attirare più piloti, qualcuno dovrà spaccare il gruppo, occhio perché veramente questa gara si potrebbe decidere già nei primi 10 giri. E allora attendiamo il via del giro di formazione e tra poco andremo a ripassare insieme quella che è la griglia di partenza che abbiamo visto anche poco fa a schermo al termine della sessione di qualifica. Ancora pochi secondi, meno di 30 e saremo in griglia. Vediamo come si evolverà la gara, che sarà, ripeto, una gara lunga, 56 tornate.
Sarà una gara lunga, una gara interessante, ma è anche una gara per certi versi anche nuova, perché comunque con la gestione anche dei nuovi danni che ha Sì. implementato il gioco, bisogna stare attenti ad ogni singolo contatto perché basta sfiorare una vettura e la gara potrebbe essere irrimediabilmente compromessa. E allora ci tuffiamo in pista per il giro di formazione. Giro di formazione quindi con Fabio Zornem che parte davanti a tutti, ma andiamo anche a vedere quella che è appunto la griglia di partenza di questa gara. Quindi griglia di partenza che vede Fabio Zornem partire in prima posizione. Poi Giallo Cocu, Lele Salva e Giovi con l'altra McLaren e l'Alpine in seconda fila. Terza fila, tutta Mercedes con Ganu quinto e Mike Mai in sesta posizione. Quarta fila per i Rossi, P7, Nicola con la sua Red Bull in ottava posizione. Quinta fila a chiudere la top 10, l'altra Williams di Long in nona posizione. L'altra Ferrari di Brillo Voghi in decima. Poi Lopensky in undicesima posizione con Alesi in dodicesima. Settima fila, Mister X, P13 e Scarselletta in quattordicesima posizione. Chiudono in ottava e ultima fila Matteo Profilo con la Ferrari in quindicesima posizione e l'Aston Martin di Patrick Sveri in sedicesima posizione. Jacopo, ci siamo quasi, si sta per spegnere il semaforo di quella che è la prima gara della stagione. Ovviamente, prima gara della stagione, tutti i piloti dovranno stare molto attenti perché nessuno vuole già combinare danni alla prima curva del primo Gran Premio. Scelte per quanto riguarda le gomme molto importanti. Abbiamo dall'undicesima fino alla sedicesima posizione praticamente tutti i piloti con gomma media, ad eccezione di Matteo Profilo che ha gomma soft, quindi è l'unico che in questo momento parte con gomma nuova rossa in fondo allo schieramento. Allora, attenzione anche alle strategie. Abbiamo visto ieri nella gara in Sport League quanto le safety car hanno fatto la differenza, quanto gli imprevisti hanno influito sul risultato di una gara che sembrava quantomeno indirizzata e che invece hanno scombussolato i piani di tutto e tutti. Qua intanto vediamo in sovraimpressione la strategia, soft, soft, media, addirittura direi un pochettino improbabile, tripla soft e una media. Ah sì, è praticamente probabile. La strategia dovrebbe essere abbastanza semplice. Praticamente due soste con una media e una soft nella sosta, oppure due medie per quanto riguarda per concludere il Gran Premio, ovviamente togliendo le safety car. E allora ci siamo, tra poco le luci che si vanno ora ad accendere. 3, 4, 5 luci allo spegnimento del via della Pro League 2021-2022. Partono le vetture, attenzione, brutta partenza, subito scartato dalle due Mercedes. Giovi che parte davvero malissimo. Davanti invece attenzione perché attenzione, va lunga, lunga, lunga la Mercedes. E c'è il Oh, patatrac. contatto. Con le due Mercedes c'è anche una McLaren, patatrac Sì. incredibile dietro. Incredibile, vittima anche un Aston Martin, credo Alesi, anche un rallentamento, tanti pezzi in pista, tanti Tanti pezzi in detriti. pista, bandiera gialla, Mamma mia, bandiera, oh, ancora contatto ancora con la Red Bull dietro, di scarso Nico. tante tante difficoltà qui dietro nei primissimi giri, e in Infatti, casa Mercedes ci tantissima sarà aria da nelle ore. discutere. Occhio dietro con Matteo Profilo nei confronti di Alesi che va a lungo. Oh! E deve essere scartato la Mister X che rischiava di essere preso pieno dalla fiancata dal pilota dell'Aston Martin che purtroppo ovviamente ha poco controllo della vettura in questo momento. Attenzione perché dietro sta succedendo di tutto. Potevamo assistere a una gara con tanti piloti vicini, è già una gara molto frazionata, occhio perché ci sono tante alle anteriori rotte, quelle di Mike Mai, quella di Giovi, quella di Gano, quella di Alesi e di Matteo Profilo, 5 alle rotte praticamente al primo giro. Non ho capito quale delle due Mercedes era quella interna che ha fatto il frittatone, credo fosse Ganu, ma non sono sicuro. Ah, purtroppo C'era. credo anch'io che fosse Gano all'interno perché era all'interno durante la sesta posizione, quindi nella griglia era quello più interno delle due Mercedes. Intanto in tutto questo marasma, Long si trova in sesta posizione, ma è subito attaccato dalla Mercedes di Mike Mai. Sembra non avere Sì, danni, flap Mike rotto. Mai. Flap rotto, ecco appunto. Occhio. L'attacco da parte di Mike Mai all'esterno di Long, che alla fine però riesce a resistere.
Attenzione perché Michemai, tra l'altro, è tampinato anche dalla Ferrari di Birillo Dog. Sì, che ha fatto una pessima qualifica il pilota Ferrari, però vediamo se adesso in gara riesce a recuperare la situazione. In questo momento ha già guadagnato 3 posizioni, ma là davanti il gruppo si è già spaccato. I primi 3 stanno andando via con Nicola che ha già 1 secondo di ritardo. Mentre dietro hanno tutti riparato l'ala, hanno messo gomma media per quanto riguarda tutti i piloti che hanno praticamente distrutto l'ala anteriore, eccetto Alesi che ha messo gomma soft. Allora lo vediamo. Sì, tutti gomma media per Giovi, gomma media per Gallo, soft per Alesi che forse prova qualcosa di diverso, magari aspettando una safety car, una qualche interruzione. Fabio sta imprimendo un ritmo veramente forte, ha messo già 1 secondo rispetto a Gianluca Occhio che deve cercare di tenere il pilota McLaren, sennò potrebbe rischiare di farsi risucchiare dietro da un Hiroshi che ha fatto una partenza strepitosa il pilota della Williams e al debutto si trova già in un'ottima terza posizione in queste prime fasi di Gran Premio. Allora Fabio va a chiudere il secondo passaggio, vediamo che passo sta imprimendo. 31 basso, 31,3 era auspicabile come passo, Jacopo. Sì, 31,3 era molto auspicabile, è un ritmo già molto forte, vediamo però quanto verrà Hiroshi tenuto questo ritmo del 31. Hiroshi è terzo, ci siamo persi nel marasma iniziale, come Hiroshi è riuscito a divincolarsi dal centro del gruppo fino alla terza posizione. Beh, come avevo detto prima, probabilmente è riuscito nel marasma a scavalcare tutti dall'esterno perché c'è stato un grande intoppo nella parte centrale della prima curva e ovviamente Hiroshi ha fatto una grande partenza, bisogna dare atto al pilota Williams di una partenza strepitosa. Occhio perché dietro sta arrivando comunque Nicola che sembra avere ritmo e Nicola sappiamo che durante le gare riesce a dare quel qualcosa in più che manca alcune volte in qualifica. Nel frattempo c'è stato il pit stop di Matteo Profilo che aveva provato per un paio di passaggi a provare a girare col flap danneggiato, alla fine però ha desistito, è tornato ai box ed è andato a appunto a sostituire l'ala. Tra l'altro Luca, parlavamo prima della gara che potevano essere decisivi i compagni di squadra, no? Nel creare un po' di marasma nel primo pit stop rientrando prima, cercando un po' di separare il gruppo. Questo problema ormai non si pone perché abbiamo praticamente un pilota per ogni squadra là davanti e i propri compagni di squadra dietro che hanno già cambiato l'ala, quindi diciamo che adesso la gara potrebbe diventare molto più lineare. Mister X sta cercando di approfittare di un'esitazione di Scarsonico e lo fa, però ora si espone all'attacco mentre davanti anche Nicola nei confronti di Hiroshi era molto vicino al pilota della Red Bull. Va al sorpasso, pit stop per Michemai, aveva anche lui dei danni. Scarsonico fa lo stesso, quindi forse Scarsonico anche lui aveva dei danni. Verifichiamo subito. No. Sembra solo Michemai aveva dei danni, perché Scarsonico mi sembra che era tutto ok. Anomalissimo. Ma quantomeno anomalo, dai. Mentre là davanti Luca, segnalo che Fabio Surnemo in questo momento sta imprimendo un ritmo che dietro non riescono a tenere per nulla. Gianluca qui in difficoltà rispetto a Fabio Surnemo. Nicola invece ha scavalcato Hiroshi e adesso cerca di andare a riprendere Gianluca Occhio, un Nicola che in gara sembra avere qualcosa in più rispetto alla qualifica. Gianluca sta girando altino, 31,9, 32,0. Diciamo che viene naturale capire il perché non regge il passo di Fabio, che invece è esordito con 31,3. Sì, che poi la cosa importante era ovviamente tenere la scia del proprio pilota di riferimento. In questo caso nessuno ha la scia e quindi possiamo già vedere effettivamente il passo di ogni pilota e questo è importante comunque perché fa capire già come sono i valori in campo anche da questa prima gara, che rispetto a come eravamo partiti sempre in Australia già qui si può delineare un po' i veri valori in campo, insomma. Fabio quindi continua a guadagnare 1,8 secondi mentre si inizia il giro numero 5 di 57. Nicola ora sta cercando di allungare nei confronti di Hiroshi che però rimane ancora a tiro di DRS. Attenzione, bandiera gialla, forse Matteo Profilo, sì! Si è girato Matteo Profilo, curva in salita, curva 12. 11.
curva che nei test ha mietuto tantissime vittime, miete tante vittime perché manca proprio l'appoggio della gomma posteriore sinistra nel momento in cui si cerca di andare in pieno e ti fa perdere il posteriore scaricandolo e quindi mandandoti in testa a coda. Occhio perché potrebbe essere non l'unico a fare questo tipo di errore. Occhio anche a Birillo perché è vicino alla Williams di Long, mezzo secondo. Long che non ha nessuno che può trainarlo davanti, paga 2 secondi e 8, quasi 3 ora. Stanno diventando 2,9 rispetto alla McLaren di Le Salva. Anche lui attaccato ad Hiroshi. Si sta avvicinando, forse aspetta il momento giusto per attaccare Hiroshi. Ovvero, forse. Attenzione, Direi di no. Long! Oh, Long! ecco. L'ha E persa allora è curva 10. Long. Prima Matteo Profilo. Un po' anomalo, cioè non totalmente anomalo perderla in curva 10, bisogna stare attenti al posteriore, però lì si ha un po' più di trazione, mentre in curva 11 è un po' più traditrice la macchina, perché una volta che perdi il posteriore, Jacopo, me lo puoi confermare, non la riprendi più. Nel momento in cui ti sei accorto che l'hai persa e vedi proprio la vettura che è di traverso, è già troppo tardi. Sì, e poi perché soprattutto ti molla centro curva, quindi non è facile riprenderla, perché se hai già un sensore che ti molla la gomma prima dei centro curva, magari riesci a alleggerire il gas e il volante lo rimetti leggermente dritto, magari vai traslando verso l'esterno, invece a centro curva già la macchina è bella che è andata. Occhio perché questi tipi di errori su questo gioco portano gravi conseguenze sulle gomme, la gomma non avrà più lo stesso grip di prima e bisogna stare attenti perché da qui in poi Long potrebbe subire altri piccoli spin per quanto riguarda il posteriore perché ha bruciato parte della mescola e la mescola non riesce più a rendere come rendeva prima. Quindi per Long adesso sarà difficile e importante portare a termine questo primo stint. Intanto qua vediamo il confronto di Fabio e Giallo Coco, all'incirca 4 decimi abbondanti al giro di vantaggio per Fabio, con Giallo Coco che gira sul 31 alto, 32 netto. Fabio invece si attesta sul 31 medio, 31,3, 31,4, 31,8, 31,5 per Fabio, 31,9, 32,0, 31,7, 32,0 per Giallo Coco. Lele Salva invece, dopo aver avuto qualche problema all'inizio partenza, adesso sta trovando ritmo, sta andando a riprendere Hiroshi, potrebbe già attaccarlo a fine di questo rettilineo. E occhio perché secondo me ha il passo superiore anche rispetto a Nicola, che non riesce più a prendere Gianluca, quel distacco si è fermato intorno ad 1 secondo e 8. Si sta avvicinando a tiro di DRS mentre Alesi con Giovi. Alesi passa con la gomma soft, anche nuova, montata dopo la sosta. Sì, per loro adesso è una gara molto difficile per chi ha cambiato ala, perché adesso devono comunque ricostruire, devono sperare in una safety car, perché in questo gioco diciamo che è molto difficile recuperare se non succedono avvenimenti esterni, quindi devono raccattare più punti possibili. Ricordiamo che il punteggio è stato allargato Primi per 12. permettere a più piloti di prendere i punti. Sì, anche questa Occhio grande novità alle di salve. quest'anno. Lele Salva vicino, scusami perché vicino anche Gano nei confronti di Giovi, che però il DRS, Gano si affaccia ma non riesce a chiudere la manovra. Lele Salva Le tanto salva. vicino, è uscito fortissimo. L'ha bruciato nettamente. E io credo, sì, l'ha bruciato, ma credo che Hiroshi in questo momento l'abbia fatto passare per cercare di tenere la ruota del pilota McLaren. Può essere una condotta molto intelligente da parte di Hiroshi, che ricordiamo è il debuttante nella categoria Pro e non si sta comportando affatto male in questi primi giri. Molto bravo il pilota Williams. Dirigente, direi, assolutamente. Vediamo se riesce a tenere, perché Lele Salva sta scappando e sta scappando velocemente, mentre Nicola sta andando a prendere Gianlu. Oh, attenzione Lele, piccolo controllo all'uscita di curva 14, l'ultima. Là davanti Fabio Sulnem è nettamente più veloce, ha fatto 31,7 ancora il pilota McLaren contro il 32,2 di Giallo Coco, il 32,2 di Nicola, seguito anche da Lele Salva che con sorpasso ha fatto 32,2. Sembra proprio che in questo momento con questa gomma Fabio sia nettamente superiore alla concorrenza, ma questo l'avevamo un po' intuito anche in qualifica perché è sembrato sin da subito confidente su questa pista. Rimane attaccato Hiroshi ancora alle salva, che ora però ha tutto il tratto misto per cercare di allungare mentre fa le scintille la Red Bull di Nicola davanti. 3-3. In questo E ora Nicola ha perso 3 decimi in questo giro nei confronti di Gianluca.
Sì, e Gianluca ha perso tanto ancora rispetto a Fabio, è proprio, hanno tre ritmi in questo momento molto diversi l'un dall'altro, ma io mi soffermerei anche dietro un attimo, dietro a Birillo in sesta posizione c'è Lopensky e Mister X che con le loro Alfa Tauri con gomma media non stanno facendo un brutto primo stint di gara e si stanno comportando molto bene, ampiamente dentro la zona punti, approfittando ovviamente dei vari puntati che ci sono stati, ma ottima prestazione per il duo Alfa Tauri. Sì, vediamo intanto ancora scambio tra Giovi e Marco Cano, con Marco Cano che sta cercando di farsi notare. Da quando Nicola si è liberato del traffico di Rossi, ha girato sui tempi di Gianlo Cocu. Ha guadagnato pochissimo, cioè mezzo decimo 2 giri fa e 22 millesimi nel giro precedente. 32-0, 32-2 per Gianlo Cocu, 31-9, 32-2 per Nicola. Invece in questo giro ancora impressionante Fabio, 31,6 per il pilota McLaren, un ritmo onestamente impressionante con questa gomma rossa. Gianluca Cocu ha fatto 32,1, ha pagato mezzo secondo dal pilota McLaren, ma ancora peggio Nicola che ha pagato mezzo secondo da Gianluca Cocu e 1 secondo da Fabio che si sta facendo riprendere dalle Le Salve e i Rossi. Quindi attenzione perché la lotta per il podio sembra riaprirsi con le Le Salve e i Rossi che non stanno mollando il pilota Red Bull. Intanto Varrex Perry dietro Mister X sembra abbastanza collaborativo, sono entrambi su gomma media e nonostante sia vicino col DRS e Mister X non abbia nessuno davanti, Patrick sembra forse conscio del fatto che probabilmente i due hanno lo stesso ritmo, sarebbe inutile attaccare. Sì, è una condotta di gara molto intelligente, ma sappiamo che Patrick comunque è molto intelligente durante le gare, cerca sempre di sfruttare ogni occasione per andare avanti. Non è un pilota forse veloncissimo, ma sicuramente durante la Esperto. gara sa leggere molto bene le situazioni. Sì, bravo Luca. Tra l'altro una coppia di grandi volponi in Aston Martin, Alesi Patrick Speri. Andre, tu che dici? Non so se ci sente Assolutamente, manca Andre. solo Marco Gami in quella, coppia e poi abbiamo, diciamo, Abbiamo dei proprio quattro volpi. i volponi. Oh, Attenzione! Lele, mamma mia, ha perso la macchina praticamente in curva 12, in uscita praticamente la prima curva del terzo settore per intenderci, e praticamente stava rischiando di buttarla a muro, è riuscito a salvarla il pilota della McLaren che però non è così, diciamo, superiore di quanto mi aspettassi. Sta facendo adesso veramente fatica a chiudere il gap con Nicola che sta gestendo bene la situazione. Intanto sale a 31,9 in questo passaggio Fabio, va però in 32,3 Gianlu Cocu, diciamo che in media sta guadagnando circa 3-4 decimi al giro Fabio nei confronti di Gianlu Cocu. Sì, e con questo ritmo potrebbe addirittura andare sui 5 secondi prima di fermarsi il pilota della McLaren. Occhio perché si potrebbe ritrovare comunque nel gruppo di chi ha gomma media, perché il distacco più o meno siamo intorno lì per quanto riguarda la sosta. Diciamo, Jacopo, che siamo quasi in finestra, perché insomma dal decimo giro, diciamo fra il decimo e il quindicesimo. Sì, dal decimo e dal quindicesimo siamo in finestra per montare gomma media. E poi dopo o allunghi con gomma media oppure rientri abbastanza anticipatamente per montare un altro set di gomma media. Diciamo che è questa più o meno le strategie che si possono adottare, ovviamente salvo safety car o virtual safety car. Lele è ok al netto dell'errore, però non ancora si è riuscito a scrollare di dosso la sagoma della Williams di Rossi, che sta cercando, diciamo, in maniera assolutamente legittima ma anche onesta di tenere il passo, perché sta facendo un ottimo passo in questo momento. Considerando che, insomma, da quello che abbiamo visto, Lele Salva dovrebbe essere, almeno ci dava la sensazione di essere uno dei top. Sì, diciamo che Lele Salvo sembrava avere un ritmo non come compagno di squadra ma molto vicino. In questo momento invece sta un po' pagando probabilmente la rimonta che ha dovuto fare dopo la partenza caotica, mentre Birillo va in box adesso, quindi è il primo a Sì, fermarsi il pilota Ferrari. vai box adesso, primo quindi a fermarsi, gomma media come si prospettava, quindi si va sulla gomma media e poi una nuova soft, o forse una sosta anticipata per una doppia media, qua sarà da vedere. Un Birillo che in questo primo Gran Premio non mi è sembrato particolarmente in forma, sin dalle qualifiche ha fatto fatica e anche in questi primi 10 giri faceva fatica a tenere il ritmo dei piloti con la sua stessa mescola. Adesso rientra con gomma media, vediamo un po' se questo undercut oppure il passaggio tra gomma rossa e gomma Occhio media favorirà il Alesi, pilota Ferrari. Giovi e Marco Cano. Giovi va all'esterno di Alesi, ma non riesce a portare l'attacco. Riesce però a difendersi da Marco Cano, che se l'ha fatto vedere.
Alesi che sta facendo fatica però con questa gomma rossa rispetto ai due piloti con la media, dovrebbe avere molto più Crollato grip un po' ma non riesce ad andare presto. via. O è lui che non ha passo, ma insomma è una gomma di 8 giri. Non è neanche vecchissima, considerando che l'ha montata nuova. E sta rallentando il duo dietro che sembra averne qualcosa in più con Marco Gano che anche lui spinge per cercare di recuperare il gap perduto nei primi giri. Gano, un gran rimpianto con la prima curva. Attenzione, errore di Giovi, va lunghissimo, non perde però troppo. Marco Gano allora prova ad affiancarsi e no, la posizione invece la perde ora. Quindi vediamo se Gano riesce a portarsi l'attacco di Alesi. Sarà molto interessante perché da lì in poi teoricamente Gano avrà pista libera perché Alesi è a 3 secondi e 3 amiche mai, il compagno di squadra di Marco Gano. Credo che ci sia stato un errore di Nicola invece là davanti perché ha perso tantissimo nei Sì, un confronti secondo e delle mezzo. Salva e di Hiroshi. E infatti sì, ha perso 8 decimi dalle salva. Così come anche l'Openski, o l'Openski, adesso dovremmo ancora capire con l'Ancento, Si tratta di capire. che praticamente ha perso il suo margine di 2 secondi e mezzo al compagno di squadra che lo ha ripreso, quindi si è formato anche un terzetto con gomma media. Magano, detto fatto, va all'interno di Alesi in fondo al dritto e ora sarà curioso vedere come andrà nei confronti del compagno di squadra Michemai. Se andrà forte, poi Michemai a sua volta è a 7 secondi e 2 da Berillo. Ma soprattutto, visto che anche le Mercedes destavano curiosità in questa gara, sarà curioso vedere il passo. In questo momento Michemai con questa gomma sta girando in 32 e mezzo. Lopeschi davanti sta girando in 33,2, quindi loro sono nettamente più veloci di chi è davanti con la media. Fabio, l'ultimo passaggio in 31,8, tornato a girare sul 31 medio alto. Sarebbe importante capire del terzetto che si sta giocando poi. Infatti rientra Nicola perché non avevano tanto margine nei confronti di chi aveva gomma media, quindi potrebbero rientrare alle loro spalle e potrebbero trovarsi nel traffico. Vedremo Nicola subito dove rientrerà. Sarà importante per capire se Lele Salva e Hiroshi continueranno oppure se rientreranno subito dopo. Gomma media anche per Nicola, sta arrivando Lobenski che dovrebbe passare, vediamo. E passa Mister X su Lobenski, passa il terzetto con Patrick Speri compreso. Nicola esce, oh attenzione con Long, perfetto, esce appena davanti a Long. È importante per Nicola perché adesso può sfruttare gomma media e deve cercare di creare il gap per ricucire lo strappo da Gianluca Oco e allontanarsi dalle salve. Intanto Marco Marco Gano, Gano giro record. subito, 31 e 3 con gomma gialla, vecchia di 9 tornate. Là davanti Fabio, intanto passo incredibile, 6 secondi e 8 su Gianluca Oco che sembra comunque gestire bene il duello dietro con Lele Salva. A mio avviso Luca che sta faticando tantissimo con le posteriori. Secondo me chi sta gestendo bene la gomma è Fabio, perché comunque non è mai andato sul 32. È salito un po', ma non ha mai ancora tracollato e siamo al giro 13, considerando che queste gomme hanno sopra la qualifica. Credo che a questo punto il pilota McLaren possa rientrare in questo giro, perché ha fatto veramente fatica in Forse questo potrebbe passaggio. rientrare prima Lele Salva, sì, perché Fabio ha un margine rassicurante e infatti rientra Esatto. Lele marcato dai Rossi. E anche Gianlu. E occhio perché forse l'unico che potrebbe evitare i piloti con gomma media è Fabio, mentre tutti gli altri potrebbero rientrare dentro al terzetto e sono in lotta tra di loro. Vediamo perché Lele Attenzione. forse. Patrick su Lopeschi? Sì. Si Rientrano rimette le dietro Mister spalle. X. Rientrano dietro Nicola. Occhio perché arriva Long. Bandiera gialla nel secondo terzo settore. E la Attenzione. Ferrari di Matteo Porfilo. Matteo Profilo di nuovo. Ai ai ai. Oh, ancora, ancora, ancora. Attenzione. C'è un Allora. danno all'ala? No. No, 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 l'ha nessun solo danno persa. all'ala. Nessun danno all'ala. Luca, abbiamo intanto ancora bandiera gialla nel T2, ma non c'è nessuno, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sì. L'unico che potrebbe evitare il terzetto con gomma media è Fabio, ovviamente, rientrando in questo giro, quindi lui potrebbe stare davanti, ma occhio perché dietro si sta per formare un gruppo molto, molto importante e a tratti potrebbe anche diventare pericoloso.
Dietro ci sono Nicola Lele Hiroshi. Eccolo Fabio che si ferma, 25 secondi e mezzo su Mister X. Teoricamente la sosta credo sia di 24, credo qui, o 23, quindi dovrebbe avere margine. Sì, dovrebbe rientrare davanti, già sta uscendo dai propri box, dovrebbe Mister X essere all'ultima curva. davanti. Mentre dietro si sono un po' sparpagliati, con Gianluca Cocu, Nicola, Lele Salva, che sono distanziati da un secondo, ma adesso saranno tutti molto vicini. Perfetto, esce giusto un paio di secondi davanti a Mister X, Fabio, che monta con Maggialla. Mentre Anche lungo Long i box. Box. Long box, vediamo se anche lui va sulla gomma gialla. Sì, pronto un set di gomme gialle per lui. E Marco si è portato dietro Alesi ed è andato a prendere Mike Mai. Sì, Alesi, Marco è nettamente più veloce del compagno di squadra, ma è nettamente proprio più veloce di molti piloti anche là davanti. Marco sta veramente volando con questa gomma media, peccato per l'errore in curva 1, che l'ha un po', diciamo. Intanto si è girato Ah, Alesi. E abbiamo visto dietro, sì. L'ha riparte. persa Alesi. Proprio ora che raccaccia insieme a Marco Cano di Mike Mai, poteva essere un treno interessante per il pilota Ferrari. Pardon, Oh. Aston Martin. Occhio che adesso diventa interessante e cruciale per Gianluca Cocu passare subito i piloti con gomma media usata, perché sennò rischia di trovarsi dietro tutta la mandria di cani rabbiosi capitanata da Nicola. La fortuna è che Lopez che ha 1,5 da Asperi, che non avrà DRS, quindi dovrebbe essere una vittima facile. Guardate quanto esce più forte Giallo nei confronti di Lopez, mentre dietro anche Nicola. Giovi Giovi, anche lui errore girato. in curva 12. Sta mettendo vittime la 12, Jacopo. 10 secondi. Un po' esagerati questi 10 No, secondi. sicuramente da revisionare. Sì, mi sta mettendo vittime, ma l'avevamo detto, curva 12 è praticamente una curva molto, se si può dire, infame, praticamente. È un attimo che a centro curva perdi la macchina, soprattutto quando le gomme ti si cominciano a usurare parecchio. Mentre ora è il turno di Nicola a arrivare dietro a Lopensky, come Gianluca Cocu che è arrivato dietro a Patrick Sperry. La fortuna per Gianluca Cocu è che i piloti sono ben distanziati, quindi potrebbe superare agevolmente non perdendo molto tempo. Mentre Box Lele per Salva è Giovi. È addosso a Nicola, addosso a Luca. Nicola, sì. E Nicola è un cecio dal prendere il DRS di Lopensky. 9 decimi ci sta adesso dentro. Importante per Nicola cercare di passare il prima possibile Lopensky, che comunque sta facendo una buona gara insieme a Mister X e Patrick Sperry. Con questa gomma media non stanno veramente andando male. Ah, scarsonico 3 Scarsonico 3 secondi. secondi. Dopo Matteo Profilo, il secondo, diciamo, entrare nella lista dei cattivi. 31-0, primo giro lanciato di Fabio con la gomma media nuova. E passa Gianluca Cocu Gianluca passa. Cocu. Dietro Nicola. anche Nicola Sulopeschi, anche lui dentro. Quindi Importante il sorpasso di Nicola. Fabio continua a scappare. Margine sempre più importante nei confronti di Gianluca Cocu, ora di quasi 7 secondi. Mentre Ganu Marco. su Mike Mai, vabbè, era diciamo inevitabile. E ora quindi Ganu parte per lui un altro inseguimento, 8 secondi, quasi 9 da recuperare su Birillo Vog. Lele Salva, mentre sta montando sopra l'ala posteriore dell'Alfa Tauri, sta cercando disperatamente di passare immediatamente Lopensky, perché poi dopo deve cercare di ricucire il gap che aveva fatto con Nicola. E dietro c'è anche Hiroshi. Mamma mia, scurata posteriore. Occhio perché Hiroshi dietro è minaccioso. Attenzione primo Quindi settore. è Matteo Profilo ancora che si Mamma gira mia, in in uscita di curva grande 2. difficoltà. Un esordio Attenzione un po' da perché. incubo. E non sarà facilissimo perché Lopensky
è ancora nella zona DRS. Fabio intanto ritocca ancora 38, è ancora nella zona DRS di Nicola, che non è scappato. Questa non è una bella notizia per Nicola, se non è ancora scappato dalla Lele però va. E Hiroshi deve cercare il sorpasso. Mamma mia, è uscito vicinissimo. Vediamo la situazione. Va. L'ha preparata molto molto bene. Non ha perso niente tempo. E subito Lele salva Rombande negli scarichi di Nicola. Sì, diciamo che Nicola si sta trovando peggio con questa gomma media, secondo me, a mio avviso, perché non ha fatto quella differenza, anzi, si sta facendo piano piano risucchiare dal duo dietro. Chi vedo veramente bene, a parte delle salva per la lotta per il podio, è Hiroshi, che non si sta staccando dal pilota McLaren, veramente grande passo del pilota Williams. Nicola 1 e 2 da Patrick, vediamo se Lele riesce ad aggredirlo prima. Che prende il DRS di Patrick, perché non si sta avvicinando, diciamo, in maniera agevole Nicola. Mi sarei aspettato un aggancio più veloce. Ottimo comunque il passo di Mister X e Patrick Sperry con questa gomma media, e nella seconda parte di gara potrebbero veramente cercare quantomeno un buonissimo risultato, perché stanno gestendo bene questa prima frazione. Vediamo Lele, Nicola 8 decimi, ma Patrick Sperry si è spostato, ha fatto un errore infatti, pensavo stesse tornando ai box dall'inquadratura che c'era stata fornita. Nicola dentro, Lele dentro, vediamo se prepara l'incrocio. Oh mamma mia, che rischio Lele salva, che rischio. Se non passa qua perderà tanto tempo in questo momento. Dentro! Si butta! E riesce. Wow. Oh, occhio a Hiroshi, anche lui! Anche lui dentro subito a ruota di Lele Salva. Hiroshi, esordio in Pro League di altissimo profilo dopo l'anno sabbatico dello scorso anno. Strepitoso, strepitoso, soprattutto perché sta preparando degli incroci veramente fantastici. Intanto Alesi ha passato il long. Forse si è girato. Sì. Non so se c'è stato un contatto, ma Scarsonico era nella via di fuga di curva 1. Sembra non ci siano danni, mentre con la gomma soft nuova 33 di Giovi che fa il giro veloce. Ma in quindicesima posizione. E Nicola ha guadagnato quel secondo che potrebbe difendersi in questo giro, ma ripeto, a mio avviso sembra che il pilota Red Bull non abbia quel passo per poter mantenere questa terza posizione. Sembra che dietro le salve Hiroshi ne abbiano molto di più per ora di Nicola, mentre Mister X continua con questi 18 giri di gomma media. Per ora il suo passo è buono, 32,2, non è male per il pilota dell'Alfa Tauri, e questa gomma già 20 giri comunque sta durando molto bene, quindi credo, Luca, se tutto vada come deve andare, 25 giri di gomma media tranquilli possono fare i piloti. Beh, sì, credo di sì. Intanto la rincorsa di Marco Gano si è un po' fermata, non aver superato mica mai, sembra avere lo stesso passo di Birillo, non sta guadagnando. Sì, con ovviamente anche tanti giri in più rispetto a Birillo, però comunque non è male neanche il passo del pilota Mercedes, peccato. Oh mamma Lele, che scordolata sulla S in discesa. Sta prendendo tanti rischi Lele, durante questa fase di Gran Premio, già 2 o 3 volte che è veramente oltre al limite, col posteriore soprattutto. Deve stare attento perché insomma siamo al 20 di 57, non siamo nemmeno a metà gara. Scarsonico ai box, mette gomma media. Gomma media per l'alfiere Red Bull, che è in ultima posizione, la 16esima al momento. E Nicola probabilmente potrebbe beccare il DRS di Mister X. Invece no. E quindi si potrebbe esporre a questo punto all'attacco di Lele Salva. Lele ha una grande occasione perché può andare all'attacco per primo ora di Nicola e poi può andare subito all'attacco di Mister X. Vicino, interno Nicola all'ultimo. Attenzione alla staccata.
allunga la staccata, attenzione, e alla fine Lele dovrebbe riuscire nella manovra. Vediamo se Nicola riesce a preparare l'uscita, ma Lele a sua volta il DRS, perché a meno di un secondo la Mister X. Ci riprova Nicola che va dentro, e attenzione perché sono molto vicini, e alla fine Nicola deve resistere, rimane dietro. Sembrava lungo, ma invece è rimasto ancorato benissimo alla corda interna Nicola, però non è riuscito a passare Lele Salva, che in questo momento sta cercando di dar massimo per dare lo strattone e soprattutto cercare di mettere tra sé e il pilota Red Bull Mister X. Un secondo e uno, gli serve giusto questo decimino per rientrare nella zona di DRS del pilota Alfa Tauri. Mica mai, 3 secondi, anche lui lista dei cattivi. Alesi box. E anche Matteo Profilo. Attenzione, perché per Lele Salva è importantissimo prendere gli RS di Mister X, altrimenti potrebbe essere riattaccato da Nicola, e in questo momento è sotto al secondo, quindi si ripara dal pilota Red Bull. Sette decimi sono... sei, mezzo secondo. Potrebbe... deve affondare una staccata importante, però. Attenzione, bandiera gialla, settore 1. Dovrebbe essere la Ferrari di Matteo Profilo che si è fatta doppiare da Gianluca. Sì. Lele Salva, forse adesso c'ha la chance. Eccolo. Mister X rimane esterno, Lele Salva va interno e vediamo se riesce a chiudere la manovra. Sì, lo fa, e lo fa in un punto perfetto, perché ora nel misto c'è Mister X fra sé. Oh mamma, ancora ha portato tutta la macchina sul cordolo. Là è pericolosissimo, perché rischi di, tra virgolette, rimanere incastrato col fondo e perdi carico. Sì, soprattutto, e soprattutto i cordoli sono molto traditrici in questo gioco, quindi andarci sopra bisogna avere una bella fiducia. Sì, decisamente. Prova ad allungare Lele, occhio a Nicola che si fa vedere nei confronti di Mister X, che però ha ancora il DRS per riuscire a difendersi dall'attacco di Nicola, che è vicinissimo, ma qui è difficile trovare largo. E Mister X sta per uscire dal secondo, la Lele Salva che sta spingendo per cercare di tirarsi fuori. No good per Nicola. Fase delicatissima per lui se si vuole mantenere in lotta per il podio. E Hiroshi è subito dietro, chissà se Hiroshi vorrà provare una manovra come la precedente. Mister X vai box. Questo salva Nicola, questo salva tantissimo Nicola. Ha avuto una gran mano Nicola, perché si è tolto l'ostacolo dall'avanti, ha avuto il DRS ed era un secondo e uno da Lele Salva, quindi salvato in calcio d'angolo. Vediamo se però Lele riesce a riportarsi a oltre un secondo. Tanto box Mister X e Patrick Speri. Gomma rossa per entrambi. Gomma rossa per entrambi, e vanno con la doppia rossa per andare in fondo. 23 giri. Sì, possono spaccare tranquillamente in due lo stint e andare fino alla fine per una strategia che per ora sta premiando entrambi, perché comunque stanno facendo veramente un'ottima gara. Nicola fa fatica, Luca. Al pelo. Però secondo me adesso torna sotto, perché secondo me, salvo errori clamorosi, Lele lo doveva staccare nel tratto misto, non c'è riuscito. Secondo me rischia di rimanergli sotto. E chi vedo bene è Hiroshi, cioè mantiene tranquillamente la coda di... Oh, occhio! Ha mantenuto prima la coda di Lele Salve e poi di Nicola, tranquillo. Un secondo Nicola. 9 decimi, oh, che pelo. Oh, Lele Salva ancora col posteriore che tende a partire verso la tangente. Oh, mamma mia, Nicola rimane in zona DRS e direi che adesso Lele deve abbandonare le ambizioni di fuga, secondo me. Lopensky continua e Birillo Dog si è avvicinato, quindi ci potrebbe essere anche una lotta per il sesto posto. Lopensky che in questo momento è al 23° giro su questa gomma, 24 iniziato. Occhio, perché ovviamente Birillo arriva con molta più carica. 12 credo giri che su potrebbe attaccarlo gomma. Qua eccolo, interno Lopensky, poi torna verso l'esterno, Birillo passa.
Ricordiamo Birillo vincitore di questa categoria, la Pro League della edizione 2016. Tra l'altro, ti lascio una curiosità: è la prima volta assoluta che i campionati FIT non iniziano in Australia. Andrea, la buona mente storica, qua ricorderà: la prima volta assoluta che non si esordisce in Australia. E parlando della Pro League, 4 volte su 9 edizioni il pilota che ha vinto la gara inaugurale è stato poi quello che si è portato a casa il titolo. È successo nelle ultime 2 edizioni: nel 2019 vinse Mazzo in Australia, nel 2020 vinse Drago. Successe, anzi, pardon, nelle ultime 3 edizioni, perché anche Rayman vinse la gara d'esordio nel 2018 in Australia, la quarta, mentre Birillo 3 secondi, questi possono essere pesanti, e Mister X ha scavalcato Mike Mai. Mentre per trovare la quarto vincitore della gara d'esordio, poi campione, bisogna addirittura tornare alla prima edizione della Pro League, quella del 2012, dove vinse Vettel la gara d'esordio in Australia e poi si portò a casa il campionato. Ti manca Melbourne, Luca? Ti manca Melbourne? Ma sai cos'era? È un esordio classico, anche quando ero bambino Eh guardavi sempre in televisione sì, è la vero. levataccia dalle 4 del mattino, intanto Parry Sferi 30 120 giro veloce, la levataccia del mattino per vedere la prima gara, che stavi lì con l'ansia e quasi te ne crollavi di sonno sul letto, divano, dipende da dove eri, però dovevi vederla perché era la prima. E sono le levatacce che facevano più male, perché arrivavi lì con tante speranze, spesso e volentieri Ferrari è difficilmente arrivata preparata la prima, anche negli anni migliori. Arrivavi in Australia e Anche dicevi: ma come in no? qualifica, soprattutto il sabato, direi. Sì, vero anche. Nel frattempo Hiroshi è forse sta soffrendo un pelino di più adesso nei confronti di Nicola. Nicola si sta tenendo attaccato per il rotto della cuffia, però, eh. Sì, però diciamo che in questo momento sembra che Nicola vada un po' meglio nella parte centrale e fa fatica nei curvoni più che altro. Ho visto nella parte centrale anche questo giro guadagnare molto nella prima parte della T2, mentre nel finire, quindi nella curva 11 e 12, nelle curve d'appoggio fa fatica tantissimo a trazionare. È un po' inelastico, diciamo, in Sì. questo momento la battaglia per il terzo posto. Mentre Tanto Mister X davanti dovrebbe quasi andare all'attacco di Marco Gano Lopez con Kibox e Giovi 3 sì, anche secondi. Marco e Box intanto. Marco che potrebbe addirittura optare per un'altra media e quindi concludere la gara con la media, cercando Rossa. ovviamente di risparmiare un pit stop e invece monta gomma rossa, ovviamente, per smentirmi. Dai Secondo davanti. me in tanti stanno aspettando che succeda qualcosa per provare a rivivacizzare la loro gara, a revitalizzarla proprio. Là davanti comunque Fabio passo stratosferico rispetto a tutta la concorrenza, portato a 10 secondi di vantaggio su Gianluca Cocu, ma proprio diciamo un altro sport in questo momento sta facendo rispetto alla concorrenza. Sì, 9 secondi e mezzo. Secondo me Fabio, allora, la gara sta facendo vedere che nessuno ha un passo superiore di quello di Gianlo Coco, quindi in questo momento, secondo me, in seconda posizione abbiamo comunque il pilota che ha il miglior passo. Un po' l'incognita su Marco Gano, ecco, ma il resto, anche nelle salva, insomma, non sta mostrando un passo clamorosamente più veloce. Sì, sono d'accordo. In questo momento sembra che i primi due fanno una leggera differenza rispetto al resto del gruppo. Anche se però devo dire che Lele Salva nei confronti di Gianluca Cocu non è che sta girando molto più lentamente a pista libera. Entrambi, tutti e due in questo momento hanno girato 31,9 per Gianluca Cocu, mentre Lele Salva ha fatto 31,3. Addirittura Attenzione, Gianluca Cocu ha bandiera perso qualcosa. gialla, secondo settore forse ancora Matteo? No. No, dovrebbe Giovi? essere stata. Sì, no, è scarso Nico. Scarso Nico che ha rallentato perché sta Ok. arrivando Fabio sul Ney. E Fabio, tra l'altro, ha perso un paio di decimini nel doppiaggio di Scarzonico. Niente di grave, insomma, il suo vantaggio rimane sui 9 secondi, 8 e 9.
questo punto è interessante capire un po' la strategia del terzetto che si sta giocando il terzo gradino del podio, perché arriveremo quasi all'ultimo stint e che qualcuno dovrà dare il primo colpo, soprattutto con gomma rossa, per cercare di creare un gap, perché in questo momento sembra che tutti e tre hanno lo stesso ritmo, con invece Lopez che è Long andato a e scavalcare Long, ma il Lopeschi, duel oh mamma mia. e rimane davanti il pilota Williams. Non so se ha fatto un errore Lopeschi nella S, perché secondo me era davanti. Lopez che in teoria con questa gomma rossa dovrebbe Dovrebbe averne di averne più. tanto di più rispetto al pilota Williams, quindi mi aspetterei un sorpasso abbastanza semplice per il pilota Alfa Tauri. Vicino, 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 ma non trova lo spazio per attaccare Lopeschi. Attacco che credo arriverà senza troppi problemi sul rettifilo d'arrivo, anche perché il problema del superare prima è che ti esponi al contrattacco dando il DRS al tuo avversario. Eh sì, soprattutto poi con due sezioni di DRS molto vicine è facile che poi ci può essere anche una risposta, mentre Patrick Sperry, giro più veloce, 29,8, gran tempo. 29,8, gran tempo. Vabbè, ovviamente arriverà la gomma soft anche per i piloti davanti, però per il momento è un giro veloce. Eccolo Lopeschi su Long. Non è molto facile, però riesce a sfilarlo. Va. 29,5 Marco. 29,5 Marco, ha tolto quasi 3 decimi al giro veloce di Speri, quindi Marco ora è a 2 secondi e 7 da Long. Marco in questo momento è l'ultimo dei piloti a punti, il dodicesimo, porterebbe a casa un punto, magro bottino secondo me. Ah, per quanto aveva dimostrato anche nei test, sì, magro bottino, però purtroppo ha fatto un errore abbastanza grave al primo giro. Un errore simile alla pre-season di Gran Bretagna, se non erro, che aveva fatto in curva 3, praticamente stessa dinamica anche oggi. Purtroppo diciamo che l'ha pagata cara. Al netto di una safety car, potrebbe lottare, credo, per il decimo posto o il nono posto del suo compagno di squadra, non di più. Abbiamo superato il giro di boa, inizia il giro numero 29 di 57 con Fabio, sempre davanti, 9 secondi e mezzo nei confronti di Giallo Coco, poi le salva, quindi in questo momento McLaren che sarebbe ottimamente piazzato anche per i costruttori, Jacopo. Sì, diciamo che questo è un ottimo bottino per quanto riguarda la McLaren. Vedendo come si era svolta la qualifica, sembravano tre team molto uguali, intanto mica mai ai box, tre team molto uguali, diciamo, tra il primo e il secondo pilota. Questa defiance del primo giro ha provocato sì che adesso c'è un team nettamente superiore in questo momento, ma occhio perché nelle prossime gare, o addirittura se ci sarà qualcosa anche dopo, potrebbero comunque tornare per quanto riguarda gli altri, quindi la prima gara fa un po' storia a sé, come diciamo sempre, no? Però occhio perché nel lungo andare questa è una coppia che potrebbe giocarsi realisticamente il titolo costruttori. Si è un po' stabilizzato, secondo me Fabio è anche un po' più in gestione, ma l'avevamo pr visto prima anche in grafica, era un po' diminuito il gap medio al giro che Giallo Cuoco subiva di differenza nei confronti di Fabio. Sì, io però ti vorrei far notare, Luca, che dietro l'Elle Salva sta cominciando a girare più forte di Gianluco Cocu e sta cercando di mettere sotto pressione a Nicola, che anche adesso è uscito leggermente fuori dal DRS. Lo riesce ad aprire, però era praticamente sul secondo. Sta tirando un po' il collo ai piloti dietro e contemporaneamente sta cercando di andare a riprendere un Gianluco Cocu che negli ultimi giri ha fatto un po' di fatica. Si fa la parte Matteo Profilo, mentre sopraggiunge proprio il terzetto inquadrato in questo momento, e lo fa malino, devo dire. Andare fuori, capisco che verranno sicuramente levati, ma bastava spostarsi fuori traiettoria. Mister X intanto sta andando a riprendere Birillo Dog, ovviamente con gomma rossa, sta facendo un ottimo passo, mentre Marco Gano va a scavalcare il Dottor Long. Gano sul long, nel frattempo stiamo vedendo in grafica Lele Salva che sta brillantemente recuperando, sta in un paio di occasioni anche mezzo secondo abbondante al giro guadagnato nei confronti di Giallo Cocu, 3 secondi e 1 adesso. E occhio perché è un ritmo veramente buono quello del pilota della McLaren che sta portando dietro di sé nel suo zainetto anche Nicola e Hiroshi, che potrebbero addirittura giocarsi la seconda piazza continuando così.
Tanto Fabio davanti continua. Attenzione, errore di giallo, che la stava per perdere all'ultima curva. Grosso rischio. Altri 3 decimi, 31 e 5 contro 31 e 2 di Lele Salva. Occhio perché il terzetto sta tornando sotto. Non è finita, non è finita. No, non è finita assolutamente, anche perché mancano ancora 26 giri al termine. La gara è ancora lunga e rimanete qui con noi perché le emozioni sono sicuramente dietro l'angolo. E nel frattempo, ecco, attenzione, guarda l'usura delle gomme. Fabio ha, tutto sommato siamo lì. 27, 23, 28, 26, 29, 24, 26, 25 per Fabio. Ha un pelo più di usura, ma proprio un pelo. Sì, è un pelo più di usura, soprattutto fa anche strano perché ha una gomma leggermente più, meno, diciamo, con meno giri rispetto a Gianluca Occhio, però è un'usura che tutto sommato non dà fastidio ai piloti, sembrano gestire e controllare molto bene, i tempi comunque sono sempre stabili e diciamo che è un'usura che un po' si può leggere dal punto di vista numerico, ecco, con la prestazione non incide particolarmente. E nel frattempo vediamo proprio in grafica quello che stavo dicendo prima, ovvero quanto Fabio forse sia in gestione o quanto Gianlo Cocu invece con questa media si stia trovando meglio, perché girano praticamente su tempi tutto sommato simili. Ora Fabio era passato in 31,6 due giri fa, passa in 31,592 in questo passaggio. Gianlo Cocu invece passa in 31,1. Ha perso quasi Risposta. mezzo secondo Gianlo Cocu su Fabio. E soprattutto ha dato una risposta a Lele Salva perché in questo momento Lele Salva non ha guadagnato granché nei confronti del pilota Alpine che quindi sta cercando di rispondere ai tempi delle due McLaren. Occhio che Hiroshi ha perso qualcosa, si è staccato in Sì, questo inizia momento. a soffrire un po' di più perché la sensazione che ho io è che secondo me Lele sta imprimendo un ottimo ritmo perché Nicola è sempre al pelo, cioè arriva sempre con 8-9 decimi a prendere il DRS e secondo me Lele sta dando non un bel tirone, ha proprio un buon passo. Mentre Matteo Sì. Profilo di nuovo box va su gomma hard. È per andare in fondo sicuramente. Forse le Sì. medie erano tutte e due usate. Come diciamo noi in gergo, diciamo che in questo momento Lele Salve sta tirando un po' il collo a chi sta dietro. Nicola sembra che in questo momento si sia ripreso, si sta adesso appoggiando bene al ritmo del pilota McLaren, mentre Hiroshi probabilmente ha sofferto questo cambio di ritmo. Nulla però da dire da parte della condotta di gara del pilota Williams, che comunque è top 5 e sta facendo una gara maiuscola. Assolutamente sì, confermo e sottoscrivo. Frattempo torniamo nel mosaico dove vediamo inquadrati in alto Long, in basso Alesi. Impegnata la guida, Long undicesimo, porterebbe a casa 2 punti. Alesi è a 15 secondi da Mike Mai, tredicesimo fuori dalla zona punti. 2 decimi più veloce Lele Salva nei confronti di Gianluca Occhio, è scesa a 2 secondi 8 che diventano già 2 secondi 6 dopo il primo settore, un Lele Salva che con questa media sta facendo veramente paura. E ancora Gianlu che guadagna 3 decimi su Fabio in questo passaggio. Oh, Lele Salva, mamma Ora di mia, Giovi. Errore di Giovi, anche. ma abbiamo visto un colpo al cuore di Lele Salva, mamma mia. Giovi, tra l'altro, Andrea ha sbagliato di nuovo nella curva in discesa, la Sì, 9. esatto, È la seconda volta stava che sbaglia lì. salendo. Nicola, questa è una ventata d'aria fresca perché si riporta un po' più vicino. Vediamo se Lele riesce a riportare un po' di ulteriore distanza fra sé e Nicola o se invece Nicola ora si aggancerà in maniera più decisa, più vicina. Un bello spaghetto si è giocato Oh, Lele mamma Salva in mia. quell'uscita di curva. Nel frattempo sta scorrendo in grafica anche il recap delle penalità. Ci sono. Lo vedete anche nella grafica a sinistra, 3 secondi per Birillo Dog, poi c'è Mike Mai che ha 6 secondi di penalità in dodicesima posizione, quindi per Alesi questa potrebbe essere un incentivo ad agganciarlo perché Alesi non ha nessuna penalità, potrebbe aiutarlo. 13 secondi di penalità per Giovi con 10 che sono sicuramente in discussione.
Poi ci sono 3 secondi per la Red Bull di Scarselletta, che è in quindicesima posizione. Poi Matteo Profilo, anche lui dovrebbe avere 13 o 16 secondi, se la memoria non mi inganna. Sono 16, di cui anche lì 10 sicuramente e molto probabilmente che verranno poi contestati con la direzione di gara a fine gara, a fine evento. 31,3 per quanto riguarda Fabio in Mamma questo mia, ultimo giro. mamma lele. Vai, vai. 31,3 per quanto riguarda Fabio in questo giro, 31,2 per Gianluca Coco, 31,3 per Lele Salva e praticamente stesso tempo anche per Nicola, mentre Hiroshi ha fatto 32,2, un Hiroshi che ha deciso di mollare questo ritmo, evidentemente era troppo al limite, ha un buon vantaggio nei confronti di Pirillo in questo momento, un po' in gestione della sua gara, ma occhio perché là davanti stanno veramente cominciando ad andare forte tutti quanti. Si sono appiattiti i tempi, stanno iniziando a girare tutti uguali. Infatti, è un trend che stavamo iniziando a vedere negli ultimi passaggi che si sta confermando. Mentre dietro Luca ti segnalo che Mister X è arrivato sotto al cordone di Birillo e potrebbe attaccarlo in questo giro, come Marco Gano è arrivato sotto all'Openski, quindi due battaglie anche per quanto riguarda la zona punti. Allora vediamo se Mister X ha dall'attacco di Birillo. Trappo di Gianluca Coco in questo momento alle due McLaren, Sì, mentre e Nicola si altri fa tre vedere decimi sulle L. credo recuperati su Fabio. Scende addirittura sotto gli 8 secondi, 7 e 9. Mister X su Birillo. Eccolo. Arriva a fionda con la gomma differente e migliore. Passa, si prende la sesta posizione Mister X. Tra l'altro sembra aver risolto dei problemi di lag che lo hanno afflitto a lungo. Andrea, non so se dalla direzione gara puoi confermare. Almeno Guarda, oggi. io oggi sono stato molto su di lui, devo dire la verità, non ho visto particolari situazioni, quindi non ho avuto neanche segnalazione al riguardo, quindi presumo che siamo tutti d'accordo da questo punto di vista. Gano invece non è riuscito ad attaccare l'Openski in fondo al dritto, era un pochettino più lontano, rimane ancora dietro, ma rimane a tiro del pilota Alfa Tauri. Alfa Tauri che in questo momento sono in sesta e nona posizione, anche qui buoni punti. Sì, molto buoni per Alfa Tauri perché ha fatto veramente un'ottima gara, buonissimo soprattutto nella prima parte con gomma media, adesso stanno raccogliendo poi frutto con la rossa. Ti segnalo, Luca, che Gianluca Coco si è svegliato tantissimo con il ritmo. Prima ha fatto mezzo secondo più veloce di Fabio, ora sta girando ancora più veloce nei confronti del leader della corsa. Ovviamente potrebbe gestire la situazione, ma un altro mezzo secondo guadagnato e soprattutto sta guadagnando anche su quei piloti dietro. Quindi in questo momento Gianluca Coco ha cambiato marcia. Nicola! Attenzione Nicola, vicino e attacca! Dentro! Attacca nei confronti di Lele. L'avevo detto, quell'esitazione sarebbe potuta costare tanto. Infatti Nicola si è portato l'attacco. Ora vediamo se è rimasto sornione o se riuscirà a scappare. Devono stare attenti, due, perché con una battaglia rischiano di perdere la possibilità di quantomeno cercare di attaccare Gianluca Coco per la piazza d'onore in seconda Hanno, oh posizione. mamma mia, ancora Lele, quante difficoltà però che ha. Sta prendendo tanti, tanti rischi, sono tanti per una gara così lunga. Sembra molto al Mentre. limite. Sì. Tanto al limite, ma soprattutto col posteriore, quando cerca di dare gas lo dà troppo presto e la macchina è molto nervosa sul retrotreno. Marco Ganu passa un altro giro e passa un altro giro alle spalle di Lopensky perché anche in questa occasione non è riuscito ad attaccare. Con una gomma che hanno la stessa età, entrambi 9 giri su questa gomma. Un Mentre po' Nicola non bloccato. sembra avere il passo di Gianluca Coco, anche lui, eh. Sta perdendo anche lui nella fase centrale, questo Sì. Profilo potrebbe essere un'ancora di salvataggio per Gianluca Coco. altri 3 secondi, fanno diciamo 9. Voglio già abbonare quei 10, diciamo. Probabilmente è partito il duello tra i due con Lele Salva che si avvicina e si ributta dentro. È partito il duello, forse Lele Salva dice fammi andare a me, non hai fatto un giro eccezionale, capiscimi. Vediamo se si trovano d'accordo. Potrebbe aver detto così, come potrebbe anche significare che Nicola non riesce a tenere quel ritmo di Lele Salva e sta cercando di spezzare per cercarsi di Anche. creare un'opportunità per il podio. Possiamo leggerla anche così. Bisogna capire chi, qual è, dove pende l'ago della bilancia, insomma.
E il l'ago della bilancia invece davanti pende pesantemente dalla parte di Gianlu Cocu, che ha guadagnato ininterrottamente sempre più veloce di Fabio negli ultimi 5 passaggi consecutivi. In media guadagna 2 decimi e mezzo al giro. Marco Gano ha passato l'Openski mentre Mika Mai non è riuscito a passare Long e sono in battaglia tra di loro. Occhio perché comunque vale 2 punti nella classifica Eccolo. mondiale con Mika Mai che passa. È long, però occhio perché all'interno prova a resistere. Va un po' largo. Mica mai, ma alla fine si riesce a prendere la posizione. Mentre Nico, Attenzione. altri 3 secondi fanno 6. Sì, e intanto per la sesta posizione si è ricongiunto anche Patrick, che in questo momento si è rimesso addosso a Birillo Dog, e c'è un terzetto che si gioca il sesto posto con Birillo Dog, che però ricordiamo ha 3 secondi di penalità. Lo dicevo in precedenza, 3 secondi di penalità che possono essere pesanti per Birillo in questa lotta con piloti che lo attorniano che almeno allo stato attuale non hanno penalità. Già i box invece Mr. X con questa gomma soft, attenzione perché adesso sarà 19. curioso. No, forse un'altra rossa, no, penso ce la faccia, forse prova un undercut ma rimette comunque la rossa, infatti è così. È buona questa strategia da parte di Se Mr. a X perché margine può sì, crearti non ho caos. visto bene il gap. Passano Gano e Lopeschi. Forse Mica mai è rientra. lontano. È buona perché esce a 4 secondini da Lopeschi, che poi lo farà passare senza problemi. Quindi, bene. Bene, buona strategia da parte del pilota Alfa Tauri, sicuramente consigliato bene dal muretto dal suo compagno di squadra perché è rientrato in un'ottima posizione e quindi occhio perché veramente gara intelligentissima di Mister X che si sta candidando come anche uno dei possibili piloti della giornata, insieme secondo me a Hiroshi e ovviamente a Fabio che stanno veramente secondo me sorprendendo in questa prima gara. Nicola riavvicinato all'ele, sembra molto vicino, quasi intenzionato ad attaccare in questo giro, vediamo. E attenzione che la mossa di Mister X potrebbe far accendere un campanello per chi ha gomma media. Posso dire la mia? Fossi Sì? in lele, farei passare Nicola e rientrerei alla fine di questo giro. Potrebbe essere Perché molto se interessante. Nicola non rientra, perché potrebbe essere una buona soluzione per non dare a Nicola la possibilità di rientrare, perché ben sappiamo che intanto Birillo e Patrick entrambi ai box. Rispondono. Eh sì, non potevano fare altrimenti. Il problema è che l'undercut di Mister X sarà importante. Vediamo. Passa Lopeschi. Guarda che arriva Mister X. Un secondo e mezzo Sì, tutto preso. anche di più. Un paio di secondi. Mamma mia, 2 secondi. 2 secondi presi in pieno. No, di più. Guarda, guarda, guarda che adesso si aggiorna. Gli ha preso 3 secondi, eh. Questo è un monito anche per chi è là davanti, eh. Occhio perché comunque c'è la possibilità di un undercut pesantissimo. Vediamo se qualcuno fra Nicola e Lele si muove. Mentre Gianlu ora è un po' più stabile, stanno girando alla pari lui e Fabio. Sì, Fabio, secondo me, dal mio punto di vista, era in gestione in questo secondo stint. Anche se Gianlu Cocu ha dimostrato di essere veramente forte con questa gomma. Vediamo se dietro si fermano. Non No, si fermano. continuano. Il fatto è che secondo me Lele adesso si sta negando la possibilità di creare un margine su Nicola. Dentro Hiroshi. Giustamente. Sai qual è il problema? È che adesso con il pit stop di Rossi, per quanto era lontano, visto che 2 secondi e mezzo può tirarli via, per evitare che torni vicino, si fermeranno probabilmente in contemporanea Nicola e All'esterno, all'esterno di curva 3. Lele. Ai ai ai. Ui, fianco a fianco, fianco a fianco. Credo che dovrà mollare il pilota McLaren. Non valeva il rischio. Rientra anche Marco Gano intanto. 29,4. Giusto per far capire quello che è il potenziale della gomma soft. Ora, Mister X. Rientra anche Mike Mai insieme alle Mercedes. In 2 giri Nicola le salva da Gianlu Cocu, non perso 1 secondo e mezzo. Lottare costa purtroppo. Non è gratis. Vediamo
in certe situazioni non è gratis, ecco. Ma credo che questa ce la fanniamo, questa qua è tocca una frase che rimarrà. Potrebbe essere. Non sempre lottare è gratis. Vediamo chi rientra. Rientra Gianluco e potrebbe rientrare Nicola. Secondo me rientrano entrambi. Vediamo. Sì. Secondo me, dico la mia con grande schiettezza, Lele ha perso un'occasione strategica quando era davanti. E secondo me, sì. Giusta la tua analisi, io credo che invece Nicola abbia volutamente spezzato il ritmo di Lele perché probabilmente ha capito che non si poteva giocare per la seconda posizione e quindi ha deciso di rovinare un po' il ritmo di Lele salva e giocarsi il terzo posto. Ma io fossi... Mossa che potrebbe essere anche buona da parte del pilota. Io fossi in Fabio non dormirei sogni tranquillissimi. Perché se Gianlu conferma il trend della media con la soft a fine gara, e considerando che adesso Gianlu farà undercut, Gianlu rischia di uscire forse a meno di 5 secondi. Sì, diciamo che ancora un margine di speranza Gianlu lo ha. Però è anche vero, Luca, ricollegandoci anche al primo stint, che comunque Fabio ha creato un gap incredibile con la rossa. Probabilmente si può trovare meglio con la rossa lui rispetto che con la media. Tanto attenzione Long con Miche Mai, passa Long, si prende l'undicesima posizione e entrambi scavalcano Alesi che è rientrato. E Patrick è molto vicino a Birillo. Fabio non si ferma, vuole una gomma un più fresca, a margine, a 3 secondi adesso, 3-4 secondi di margine. Sì. Oh, rischio di Fabio? Non lo so. Cioè, sicuramente il fatto di avere poi una gomma più fresca lo aiuterà, ma io non credo che 12 o 13 giri facciano, diciamo, morire malamente una gomma soft nuova, fresca. No, però probabilmente, sai, comunque avere 7 secondi di margine ti permette comunque di ragionare un pelo di più. Ecco, guarda, Mister X, Farexperi, 29-2. Sì, stanno girando praticamente 2 secondi più forte di Fabio. E Fabio sono... girato. Vediamo, vado a verificare. È al quarto giro con questa gomma, quindi neanche pochi. Non è neanche, diciamo, una vampata. 8-6. Ecco. Olla! Marco Ganu, però è fresca, nuovissima quella di Ganu, appena montata. È la stessa di Gianlu Coco praticamente. Ma ti posso dire che Fabio in questo momento, secondo me, esce con 2 secondi su Gianlu? Dovrebbero essere due secondi? Credo che il muretto McLaren lo abbia richiamato in questo giro, perché non credo che abbia un altro giro di margine. No. E infatti rientra. No, io, ripeto, nella gomma nuova, un po' più fresca, confido, ma perché perdere margine? Perché prendersi un rischio? Riparte ampiamente davanti. Sì, no, davanti sicuramente. Con Gianlu Coco che prende il DRS, se non sbaglio, del compagno di squadra Giovi. 28 e 3. Guarda Gianlu. Non è 4 secondi, anzi molto meno. No, saranno di meno, saranno 2 e mezzo. 2 e mezzo. Ha preso 5 secondi. Ma credo, ripeto, adesso magari Fabio lo stacca, però è una scelta scellerata, Anche al netto di guidare un po' più tranquilli, senza paura di prendere Lele, una penalità. Lele, scusami Luca, perché con Lele è Nicola! Oh! Occhio, ma eccolo. Se non danno mamma rotto, mia, sono stati fortunati, Ma tanto fortunati. Tra l'altro non ci aiuta l'inquadratura perché la vediamo laterale, non vediamo se Lele sta andando lungo o se Nicola sta chiudendo l'interno. Non vorrei, ma mi sa che qualcuno abbia danneggiato dei due perché Lele ha perso di colpo un secondo, i sidepod potrebbero essere stati lievemente danneggiati. Per ora diciamo che dal monitor dei tempi non ci arrivano notizie. Però ha perso quindi un secondo e mezzo. Forse la paura anche. Un po' il disorientamento. No, sta perdendo.
Sicuramente perché la botta è stata forte lateralmente, infatti Lele Salva no, 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 Lele Salva ha dei seri Oh, tre problemi sui secondi secondi, infatti. anche. E questo è anche sui Roche è un problema, eh. Sì. 28 e 28 e 3 3 giallo, ancora. 1 e 4. Ha guadagnato 6 secondi con due giri di undercut. Lele non si ferma però, eh. No, perché ormai non può più riparare i sidepot. Quando ti si danneggia i sidepot non si possono più riparare, quindi praticamente è costretto a guidare con una macchina molto instabile per gli ultimi 13 giri e perderà la posizione fisicamente in pista anche dai Roshi, perché comunque questo problema ti dà molto sottosterzo in alcuni punti e sovrasterzo in altri. Un disequilibrio della vettura. Il colpo è stato forte, infatti, mamma mia quanto perde il posteriore. E deve cercare di portare la vettura al traguardo. 1 e 2. Ragazzi, Non va cioè, via. io continuo a dire Comunque che gara qua la strepitosa di ma Gianluca, già gara strepitosa, essendo all'esordio al 100%, si è ma preparato intensamente della pre-season. Mi ricordo anche di Legge, se l'è preso letteralmente sotto braccio, dicendo: no, adesso ti metti con me, ci sediamo qua a tavolino e ti prepari la la 100. famosa di Legge Academy. Ragazzi, 1-1 per un istante. Io continuo a disapprovare la scelta di fermarsi così tardi. Non so, Vediamo un po'. Jacopo, ma continuo a non capire. Cioè, entra e copri, finito. Corri più tranquillo. Sai cosa? Intanto Hiroshi è arrivato molto vicino nei confronti di Lele Salva. Quello che mi sta un po' tornando in mente, io non vorrei che Gianluca, scaricando la macchina, abbia trovato un equilibrio che non aveva nella prima parte di gara e che il suo vero valore lo stiamo vedendo adesso. Perché è da quando siamo passati nella famosa 50%, no? Quando arriviamo a metà gara, Vero, diciamo che vero, entriamo nella bella analisi. 50%, ha cambiato completamente il ritmo e Non la sua so. vettura, se notate, è molto più ferma rispetto a Fabio, eh. Hiroshi sta arrivando su Lele, che è a 4 e mezzo da Nicola, e ha Hiroshi letteralmente nel di dietro. Non so cosa ne pensano in chat, però questa analisi di Jacopo è interessante. Molto interessante. Un secondo, Oh, sta mamma scendendo mia. sotto, è sceso sotto. Si è riaperta una gara che sembrava chiusa in questo momento. A quanto avrebbero fatto comodo adesso 5 secondi? L'ha preso! Goku L'ha preso! in modalità Nigel Ma è Mansell. tipo Super Saiyan! E adesso col DRS, e adesso col DRS cambia tutta la faccenda, eh. Eh sì, 8 decimi. Incredibile! Incredibile! Una lotta per la vittoria che sembrava chiusa e a posteriori Lele Salva, se fosse rientrato come hai detto te Luca, quel giro prima poteva anche lui ritornare sotto perché comunque l'undercut era pesantissimo tra rossa e media. È arrivato Gianluca Oku. Avremo 11 giri molto interessanti. La strategia potrebbe essere due in questo caso per Gianluca Oku, rimanere dietro e cercare di farsi trainare e accumulare airs, oppure attaccare subito Fabio per cercare di spezzargli il Guarda, ritmo e innervosirlo un po'. guadagnato 5 secondi e 1 nel giro della sosta. E negli ultimi due giri un doppio 29-1 per Fabio, un 28-8 e un 28-7 per Gianluca Oku. Direi che forse la macchina di Gianluca Oku ha vettura più scarica, intanto scarso Nico, penalità di 5 secondi. Ha vettura più scarica, la macchina di Gianluca Oku è nettamente superiore a quella di Fabio. Ma ripeto, non vorrei che magari ti faccio un'altra idea. Magari Fabio è un po' più carico e Gianluca invece è un po' più scarico, adesso sta soffrendo meno. Può essere pure, o non vorrei anche che praticamente ha. Cioè, da come sto vedendo Luca, sembra che Fabio faccia fatica ad inserire la macchina nei punti di corda. Vedo sempre Gianluca Oku molto più stretto e molto più confident in frenata. Veramente lo vedo molto più aggressivo. Sembra proprio due stili diversi. Infatti, nella prima parte
questa cosa poteva avvantaggiare Fabio, no? Con macchina più carica comunque si è visto subito che era molto più veloce, dato che Hiroshi passa e le salva, mentre adesso Gianluca è molto più aggressivo. È una bella battaglia, si potrebbe decidere veramente gli ultimi giri. Hiroshi quarta posizione all'esordio in pro in questo momento. E occhio, perché secondo me arriva pure Mr. X sull'L salva. Parlavamo del titolo costruttore e questi punti, occhio, sembravano essere tanti, ma possono ridursi rispetto alle altre scuderie. Michemai 9 secondi, è attaccatissimo a Long, va al sorpasso, però ora deve guadagnare 9 secondi in 10 giri. Difficile. Quantomeno. Vediamo se addirittura Long prova a rispondere, perché è riuscito a incrociare bene la traiettoria in uscita, ora il DRS. Si protegge al centro, Michemai riesce a proteggere, Long ancora a prendere interno, prova l'incrocio, però rimane dietro, però rimane incollato. Gianluca in questo momento non riesce a chiudere quei 6 decimi, potrebbe in questo momento anche un po' rilassarsi per cercare un po' di prendere fiato. Sul dritto comunque Fabio sul Neme non è male, c'ha una buona velocità di punta, quindi non sarà facile, però già tanto che sta lì dopo la prima parte di gara per Gianluca è già una vittoria. Può essere, a parte al netto che c'è qualche nome che aspettiamo ancora, c'è da capire se questa lotta sarà quella del campionato o se per uno dei due è un fuoco di paglia. Lungo da dire, però... Interessante. Oddio, allora, nella pre-season saranno fatti loro due come probabili, diciamo, protagonisti di questo campionato. Nella community comunque si parlava che i due erano i favoriti di questo campionato. Poi al netto che c'era un Birillo, Nicola, comunque gente che già ha corso qua in pro. Però erano questi i nomi papabili per il campionato e sinceramente in questo primo Gran Premio lo si è visto. Certo che però dobbiamo vedere anche poi Marco Gano come è messo, perché sembrava che anche lui in questo Gran Premio fosse veramente un buon livello. Poi le piste saranno tante, ci sono piste nuove, incognite, il meteo, le safety car, i danni, perché abbiamo visto, no? Un sidepod danneggiato e guarda le salva che fatica sta facendo per concludere il Gran Premio, quindi può essere di tutto. Anche questo è vero, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Advance Apple dice, Advance Apple, se fosse per tutto il campionato così sarebbe anche interessante. Sento odore di Spa pre-season su F1 2020 tra i due. E qua, Matte, ci devi rinfrescare la memoria, o almeno al sottoscritto la devi rinfrescare sicuramente. Comunque c'è da dire anche che poi siamo inizio campionato, quindi vediamo quanto veramente rischierà Gianluca nel prendere la vittoria. Ovvio la vittoria è lì, però contano anche tanto i punti in queste prime gare, soprattutto portare tanto fieno in cascina sarebbe ottimale per poi il proseguo della stagione. Ci sono tante valutazioni da fare sicuramente, però è un'iniezione di fiducia per entrambi molto importante e fa capire come si potrebbe livellare verso l'alto questo campionato pro, che diciamola tutta non era partita con diciamo essere la categoria quella più importante, ma vedere i tempi che hanno fatto oggi ragazzi non sono andati veramente male direi sì. Ma ecco, sottoscrivo quello che ha detto Andrea, non ho molto altro da aggiungere. Dietro Luca, Mister X si sta avvicinando alle salve, in questo momento si porterebbe in quinta posizione perché non ha penalità, Ernesto sta facendo una grandissima gara con quest'Alfa Tauri, questo primo appuntamento. Anche Lopez che in decima posizione porterebbe a casa dei buoni punti, dietro Michemai è lontano 4 secondi e 7, ha anche penalità. Patrick è risalito bene, anche. E forse gli unici due piloti un po' in difficoltà sono stati Matteo Profilo e Scarsonico. Scarsonico, diciamo. Il resto, a parte gli errori, tutti i piloti davvero, non dico che potevano essere dal primo al quindicesimo, però abbastanza vicini, diciamo, dai. 50 di 57 intanto. Sì,
Io più che altro, forse mi aspettavo qualcosa in più da Birillo, sinceramente, in questo primo appuntamento. L'ho Sì, visto anche. un pelo più sottotono rispetto alle sue potenzialità, però ovviamente siamo alla prima gara, non si può giudicare dalla prima gara, può essere stato anche un weekend, no? E poi lo vediamo nei Sì, tra prossimi l'altro lui è un appuntamenti. pilota da gara, diciamo, non è un pilota da qualifica. Invece oggi in gara abbiamo visto, sì, meglio che in qualifica, ma non effettivamente un passo, diciamo, nella media può fare meglio. Giallo è vicino, 7 giri alla fine. Mister X è anche molto vicino all'Ele Salva, quindi due lotte che si stanno aprendo. Mister X dovrebbe avere vita relativamente facile con Lele, visti i problemi del pilota della McLaren. Vediamo davanti, perché Nicola sta facendo il suo, perché magari non è la sua miglior prestazione, ma è sul podio, è terzo, è qualcosa di Oh, utile per il yo, yo. campionato. L'Ele Salva in difficoltà clamorosa con quel sideport rovinato nella parte sinistra della vettura. Vicino a gioco qua. Sì. È vicino anche Mister X. Che Eccolo, passa Mister e X. conquista la quinta posizione. Oh, Scarso Nico, Wow! attenzione! 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 Attenzione, Scarso Nico! L'ha persa all'uscita delle chicane. Lì era uscita la safety car ieri, attenzione! È stato il ritiro di F dello stesso punto. Credo di no, non lo è, incredibile. Brivido per tutti. Brivido per soprattutto chi aveva penalità. Patrick Sì, soprattutto adesso. in questo momento sarebbe sesto con le penalità di Lele Salva e Birillo Dog. E partiva ultimo, il pilota Aston Martin, quindi. Sì, solidissima gara. Ormai ci stiamo avvicinando agli ultimi 5 Abbiamo, giri, e Luca. infatti abbiamo il driver of the day, quindi potete andare su Telegram, sulla nostra canale ufficiale, Formula Italian Team Official Channel, e potete andare a votare il driver of the day. Chi è stato il vostro pilota del giorno? Forse serve ancora qualche giro per scoprirlo, però sappiate che da questo momento potete votare. Si è fatto vedere Gianluca qui in staccata, si fa vedere, ma ancora rimane lì. Vicino, molto vicino. In E chi questo. l'avrebbe mai detto questa Ma neanche situazione a io. metà gara? A metà gara, guarda, avrei quasi preso in considerazione l'ipotesi che Fabio avrebbe chiuso con una quindicina di secondi di vantaggio. Comunque c'è da chiedersi come mai Fabio, diciamo, visto anche gli ultimi stint, diciamo, i giri che ha fatto da quando ha messo, diciamo, la Super Soft, non ha veramente ottenuto dei giri veloci, cioè ha pagato quasi un secondo rispetto a Gianluca come giro veloce, intendo. Sì, perché praticamente adesso lo ricorda anche Jacopo. Mediamente Fabio girava 3-4 decimi al giro più veloce nel primo stint a inizio gara, macchina pesante, gomma rossa. Dopo si sono pareggiati con gomma media e adesso attenzione anche Miche Oh, Mai! non mai. E Miche Mai, eccola questo sembra qua! non ci credo. Incredibile! Adesso qualcuno può giocare il jolly, eh? Qualcuno può giocare il jolly con gomma rossa fresca, eh? Perché il gap c'è di soprattutto Va chi sta dietro, dentro, il gap vanno c'è. dentro davanti. Fabio e Giallococco se la giocano all'arma bianca. Ma Nicola potrebbe tirare dritto, eh? Perché a questo punto il gap c'è pure per rimanere davanti, sono pochi giri. Rientra anche lui. Colpo di scena incredibile. Nicola. No, rientra anche lui. Rientra anche lui. Continua Hiroshi, che quindi passa Nicola. Hiroshi non aveva margine. Hiroshi non aveva margine per fermarsi rispetto agli E avversari. Mister X rientra. passa Giallo, si mette fra Fabio e Giallococco, incredibile, Ah, colpo di scena mamma mia. incredibile. Assurdo. Mamma mia, non voglio essere nel muretto Alpini in questo momento. Hiroshi si gioca la matta, ma dopo una rincorsa così per me, Fabio, pardon, Gianlu, le starà mandando un po' di tutti i colori.
Ma lo sai cos'è, Luca? È che il fatto che Hiroshi non poteva fare altro, non aveva gap dietro per rientrare e aveva paura giustamente di perdere la propria posizione perché aveva solamente 6 secondi, quindi ha dovuto tirare dritto. Mentre gli altri si sono fermati, lui si è ritrovato adesso davanti con gomma usata. Però mancano solamente 2 giri. Il DRS difficilmente, probabilmente ci sarà, eh? Scusate, 4 giri. E difficilmente il DRS ci sarà, eh? Se rientra, dovrebbe rientrare alla fine del prossimo per avere il DRS. E questo va Ma contro all'Elesalva, va contro a Birillo Dog. Giallo Coco Questa... fermo. Giallo Coco? Sì, si è fermato, ha rallentato. Sta Ma che rallentando. succede? Sta rallentando, ha un Ma problema alla vettura. Ha che succede? un problema Gianluca, ha un Ma è fermo in problema, è fermo. seconda! Prima, Ai 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 ai. seconda te? Adesso riesce. Ora ripreso. Non vorrei che adesso però ci fossero tante penalità, però ha perso un sacco di posizioni. Eh no, stanno continuando tutti, probabilmente rientrerà in ottava posizione. Ma no, Non ci incredibile! credo. Ma non. No, questa è da capire. È da capire perché è incredibile. Ha Ha avuto qualche un problema problema al al volante. Sì, la sensazione era quella perché ha fermo in seconda completamente piantato. Cioè, giuro che sembrava Sì. rivedere Hamilton a Interlagos nel 2007. Fortunatamente nessuno ha preso penalità e quindi Gianluca dovrà stare lì in ottava posizione. No, Quindi in questo questa. momento, Dateci spiegazioni perché ne abbiamo bisogno. in questo momento facciamo un attimo un breve riepilogo. Fabio davanti a Hiroshi e Nicola con Mister X che si gioca il podio in quarta posizione. Birillo a 3 secondi di penalità e quindi è quinto, ma attenzione perché c'è Patrick Speri senza 6, l'Elesalva a 7 ma con 3 secondi, Gianluca ottavo. Dottor Long nono con penalità e Marco Ganu decimo, ribaltata la classifica. Non capisco davvero, non, cioè, non ho capito Un davvero, peccato, per il è peccato un dello peccato spettacolo, enorme, sì. eh. Io ho Con tutto che paura. era. Io ho paura che Gianluca qui si sia scollegato il volante in qualche modo perché Magari. veramente andava lentissimo. La concentrazione di Longhi Alesi sullo schermo. 3 secondi, Matteo Profilo sotto safety car, ai ai ai. L'ha preso pure Dottor Long 3 secondi, avevo Eh visto sotto sì, safety l'ho car, visto infatti. sotto safety car, non poteva scegliere il momento peggiore per prendere l'ultimo avviso. Qui ragazzi, Roche adesso si deve salvare con questa gomma usata e Sì. sarà difficilissimo per lui. E io non vorrei dire niente, ma Mister X e Patrick si giocano un risultato importantissimo, eh. Occhio a Nicola, eh. O anche Nicola, sì. Se riesce a Qua balzare subito i Rossi. sarà veramente un finale concitatissimo. Un altro giro forse? Incredibile, Luca. Alessi sta arrivando, Alessi, non so se Giovi riuscirà a prendere il treno. Alessi è arrivato. No, un altro Un giro. altro giro e ripartirà sicuramente alla fine del prossimo. Altro giro, Luca, Senza significa DRS. niente DRS. Oh mamma, si fa la vecchia maniera. È un po' come qua ci vorrebbe. Ce la giochiamo senza DRS, Italia-Marocco. Devo dire che gli ultimi giri per Gianluca Coco sono stato un incubo, da che Incredibile. stava per attaccare Fabio, safety car, problemi al volante, tutto. No, sarà davvero interessante capire meglio a fine gara perché è stato incredibile. Stato incredibile, soprattutto come si può ribaltare un gran premio Ma fatto. dal nulla, ma, ripeto, la safety car poteva capitare, ma la cosa più incredibile è stato quel problema in quel momento. Cioè, se fosse successo alle spalle di Fabio, avevano mezzo minuto di vantaggio, o comunque su Nicola erano 11 secondi, c'era modo di provare a tenere la posizione. Ma soprattutto è successo due problemi. Prima Hiroshi che gli rientra davanti e poi il problema. Quindi diciamo due... Sopra il cotto l'acqua bollita. Ecco.
E questo è un problema comunque anche di chi ha 3 secondi di penalità. E se dobbiamo ripensare praticamente al titolo costruttori, si ribalta tutto anche lì, mentre dietro sta succedendo un po' un problema, un altro Però problema. ancora È ancora giallo, è sempre ancora giallo lui. qua. Non capisco. E questo potrebbe allungare anche la safety car, No, no, eh? la Che safety invece car rientra. rientra. Ma non ho capito. E va Davvero fuori dai punti non. giallo Ma qua nello con questo stesso momento. punto, nel rettilineo opposto. Occhio che sono tutti incollati. Oh mamma mamma mamma, te Luca la parola per la Aiuto. ripartenza perché potrebbe essere. Allora Fabio si prepara. Scalda le gomme, occhio al gruppo, occhio alla ripartenza. Missione per Nicola, scavalcare subito i rosci. Missione per Fabio, scappare subito. Riparte Fabio, riparte la gara. 2 giri al cardiopalma per decidere il Gran Premio del Bahrain. Nicola subito, immediatamente Attaccato. attaccato a Di Rossi che cerca di sfruttare tutta la scia di Fabio anche Oh! dietro. Arrivano. Occhio Nicola, dentro, attenzione! E i Rossi. Rimane all'interno Nicola ancora esterno. Hiroshi ha un pochettino meno di trazione, ma Nicola cerca di resistere. Ancora Nicola che riesce a sfruttare tutto l'interno e alla fine riesce a rimanere davanti. Nicola riesce a tenersi a 7 decimi, ma ovviamente sappiamo che non c'è il DRS, quindi la missione è tutto sommato impossibile, specie considerando che Fabio ha una gomma fresca come quella di Nicola. Occhio Ma non è finita per i Rossi dietro. perché adesso deve... non è finita per i Rossi perché adesso deve vedersi dietro da un arrivante Mister X che adesso al podio, alla portata di mano. Oh, Birillo! Di Birillo, traverso. si deve guardare le spalle da Patrick, che però già lo supererà. Quindi Birillo sa che deve fare il meglio e poi pregare che quei 3 secondi lo facciano finire in una posizione che sia la migliore possibile. È in Non può fare difficoltà i molto Rossi, deve altro. tenere per un giro. Hiroshi 1 secondo e 1, Nicola 1 secondo e 2, sta dando uno Oh! strappone enorme. Mister X è molto sotto alla curva 12, ha un'unica Lopez, che tre possibilità ed è questo. secondi. Ah, questa è una mostrata perlomeno. Mister X ora o mai più, probabilmente. Questo è il È vero primo match point lontano. per lui. È lontano, però sente molto di più la scia perché Rossi è troppo lontano da Nicola. Non Non ci ce la arriva, non fa. arriva. Si sposta Birillo per difendersi da Patrick, che però non ha intenzione di attaccare. Lopez sul long esterno. Poi però per curva 2 richiamo interno, settore 1 bandiera gialla, Me ne si è salva, girato, me Lele ne salva. salva! Incredibile. E giallo Koku supera Lele salva e entra nei punti perché era clamorosamente anche fuori dai punti. Hiroshi si è difeso benissimo. Questa è una posizione importante per lui che al debutto potrebbe andare addirittura sul podio mentre siamo nell'ultimo giro. Giovi su Alesi per prendersi la decima posizione, sta succedendo davvero di tutto. Fabio 2 secondi e 1 è scappato letteralmente via, ha dato uno strappone fuori portata. Ormai la vittoria in pugno, Fabio, mentre dietro Mister X ci sta provando. Nei confronti di Rossi è difficile, serve un assalto a forte fascia all'ultima curva. I Rossi cerca di scaricare tutto, si sposta anche a destra per evitare l'attacco, mentre Fabio è all'ultima curva sul rettilineo del traguardo. Fabio il surname vince il Gran Premio del Bahrain, prima prova del campionato, secondo Nicola Hiroshi in volata quasi ed è Wow. terzo. Mister X è terzo? Eh sì. No, C'è la penalità di Rossi. non c'era. Probabilmente c'è un bug grafico. Mister X è quarto e Hiroshi Eh sì, terzo. ero Tranquillamente, non avevano sicurissimo. penalità. E Marco Ugano sesto, approfittando delle penalità, arriva sesto, quindi limite ai danni. Patrick Sperry quinto, grande gara partendo ultimo. Una gara, Luca, rivoluzionata proprio alla fine. Mamma mia. Gara rivoluzionata alla fine, ma soprattutto, ripeto, qua la grande incognita e la grande curiosità sarà sapere cosa è successo a Gianluca Cocu, perché è successo davvero di tutto.
Fabio porta a casa una vittoria. Gianlu lascia la sessione, probabilmente davvero tanto tanto amareggiato. Fabio si prende la prima vittoria della stagione, un po' come da pronostico. Nicola secondo, qua Mister X viene dato terzo. No, no, terzo Hiroshi perché sicuramente qualche problema con i distacchi, ma non ha mai Sì, passato no, il infatti pilota ero al sicurissimo anche io. partenope. Sì, l'abbiamo visto proprio visivamente. Sì. Poi Quinto Patrick, sesto Marco. Patrick, Ganu, Birillo, Lopez, Kilong, Alesi, Giallo, Koku, Lele salva a chiudere la zona punti. Giovi ha perso tantissimo nella fase finale perché era davanti. Forse ha fatto un errore anche lui perché è precipitato tredicesimo. E alla fine chiude Matteo Profilo, unico pilota doppiato. Che dire, Jacopo? Una gara tosta. Una gara tostissima, una gara veramente tostissima, ma soprattutto ha fatto tanto riflettere i vari momenti della gara. Prima parte di gara nella quale Fabio nettamente superiore alla concorrenza. Quando si è scaricata la macchina abbiamo visto Gianluca Cucu rientrare e poi dopo un duello che ci si apprestava tra loro due in questo finale di Gran Premio, poi la safety car ha rovesciato tutto e sono venuti fuori i piloti che hanno avuto più testa durante tutta la gara. Hiroshi tenendo sempre il ritmo di quelli dei piloti davanti, si è poi andato a conquistare il podio. Mister X e Patrick con una gara intelligente sono stati portati su, mentre i piloti che comunque hanno fatto un paio di errori, questa gara un po' dietro la lavagna, hanno pagato le conseguenze di una gestione cattiva del primo giro. Purtroppo sì, allora facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo, salottino e interviste. A tra poco. Rieccoci collegati per la sessione di intervista dei primi tre classificati. In questo momento abbiamo il nostro Fabio che ci ha raggiunto per quanto riguarda il collegamento. Aspettiamo gli altri due, ovvero Hiroshi e Nicola, che ci raggiungano per dichiarare come è andata la loro gara. In questo momento diciamo che è stata una gara, Luca, interessante dal punto di vista del passo gara, interessante dal punto di vista dei colpi di scena. Interessante un po' in generale, dai, non ci si aspettava ovviamente a inizio di questa pro, non ci si aspettava comunque un bello spettacolo, tante battaglie e tanti colpi di scena. Tu che ne pensi? No, è stata una gara molto emozionante e avremo tra poco appunto occasione di parlarne anche con i diretti interessati. È molto emozionante che a metà gara sembrava finita,
E poi ci siamo ritrovati in questo marasma di emozioni finali che insomma ci ha tenuti incollati sulla sedia, divano, letto, insomma, dipende da dove erano anche coloro che ci stavano seguendo da casa. E un esordio di stagione, diciamo, molto interessante. Se già la gara di ieri della Sport ci aveva regalato delle emozioni, oggi anche su una distanza di gara più importante come quella del 100%, dove c'è più gestione, c'è più concentrazione, c'è più, insomma, come si può dire, ci vuole più dilatazione in quello che, anche nel mondo di pensare, che magari è più dilatato, più lento. Insomma, le emozioni sono state ricche, soprattutto nella seconda frazione di gara. Allora, intanto invitiamo Raffo nel caso di raggiungerci qua nella nostra piattaforma Discord, così per riferirci anche come la sua condotta di gara, ottima, ricordiamo al debutto. Ma visto che c'è Fabio già in collegamento, perché non sfruttarlo subito, il vincitore di questo primo appuntamento del Gran Premio del Bahrain? Quindi Fabio, se ci sei, possiamo un po' parlare di questa gara che dal nostro punto Sono, di ma non mi vista... va la telecamera, non capisco il perché, imparerò, visto che è la prima volta, perdonatemi. Vai, prova a riattivarla, se no puoi fare anche un fuori e un dentro fuori. Io ce l'avrei attivata, ma non mi fa vedere niente, immagino, perché io vedo ancora la faccina. Oh mamma Ok, mia, prova a uscire e rientrare. va bene, intanto allora ti aspettiamo un attimo, intanto si stanno collegando pure Nicola e Raffaele, che quindi eccoci qua, che sono appena arrivati. Aspettiamo un attimo Fabio, intanto che prendiamo un attimo tempo. Luca, secondo te questa prima gara ha già delineato chi sono i probabili favoriti o è troppo presto? Perché dalla chat già si stavano scannando un po', per esempio, Gianluca contro Fabio. Però comunque abbiamo tanti altri piloti che da dietro sono andati molto bene, vedi Roche che adesso si è collegato, anche gli altri. Ma questo forse è un discorso che riprendiamo dopo, andiamo subito a intervistare i nostri piloti e riprendiamo da Fabio che lo si può vedere finalmente. Eccolo lì, Fabio, Sì, ci contentissimo. sono. No, Fabio. ridevo per la maglia del Napoli di Calaiò, No. perché ormai è arte del Novecento. Arte povera. Esatto. Fabio, allora, questo primo appuntamento è andato molto bene per te, ovviamente, prima vittoria, pole position, gara comunque sempre là davanti, però una gara che abbiamo notato sia io che Luca, un po' a due facce. Benissimo la prima parte, ci si è sembrato un po' in difficoltà nella seconda parte. Confermi o eri in gestione? Confermo, e il problema della seconda parte di gara è la benzina, perché mi sono scordato due giri da mettere in più e quindi ho cominciato a metterla folle quando dovevo frenare, e da lì ho cominciato ad andare molto più piano e ho avuto delle difficoltà perché appunto frenavo 50 metri prima e mi sono sbagliato, ho completamente sbagliato i calcoli per la benzina e a un certo punto mi sono trovato a poco meno di zero, ho detto qua devo fare qualcosa se no non la finisco. Per fortuna che alla fine c'è stata la safety car gli ultimi giri che mi ha aiutato, e stavo risparmiando, ero tornato positivo, però secondo me avrei fatto fatica gli ultimi giri a tenerlo dietro. Quindi diciamo che la safety car ha salvato un errore strategico tuo. L'altra domanda più che altro che ti voglio fare di questa gara, e poi dopo vedremo anche dalla chat se ci saranno altre domande, soprattutto per quanto riguarda la stagione. L'altra domanda è come mai ritardare così tanto la seconda sosta e non anticipare subito dopo che Gianluca si era fermato? Perché abbiamo visto che comunque in due giri ti aveva preso 6 secondi, quindi hai rischiato addirittura di subire un undercut molto pesante dal pilota Alpine. Un errore anche lì di sottovalutazione magari di Gianluca che stava andando troppo forte, oppure era secondo te la situazione più giusta da fare in quel momento? Allora, la gialla credevo durasse un po' di più perché mi sono trovato bene tutto lo stint, però proprio gli ultimi giri ho avuto dei problemi, ho fatto qualche errore, quindi ho perso dei secondi importanti. Più lui comunque è andato molto forte, penso che abbia avuto anche un paio di DRS dei doppiati, quindi da quello che ho visto dalla mappa.
E quindi lì sì, mi ha guadagnato un bel po', forse ho sottovalutato troppo la situazione, però comunque non ero così sicuro che la rossa sarebbe durata così tanto, perché comunque sarebbero stati più di, credo, 17 giri. Io ho provato ad allungare un pochino e così ero sicuro, anche perché non ce l'avevo nuova, Gianluca, credo di sì, e quindi forse lui era leggermente avvantaggiato sotto questo aspetto. Perfetto, Luca, hai qualche domanda per Fabio? Se no passiamo subito agli altri per poi prendere qualche domanda dalla chat. Per me è assolutamente ok, anche perché stavo proprio per chiedergli se la scelta fosse dovuta a una gomma che non era nuova e ha già risposto. Perfetto, Eh sì. quindi congediamo un attimo Fabio, andiamo a parlare subito col secondo classificato, ovvero Nicola, Nicola 46, eccolo là con la maglia di Calaiò per festeggiare. Un secondo posto nella quale forse dalla qualifica era un po' insperato, visto da dove partivi, però in gara ti abbiamo visto subito in forma per attaccare il podio e poi dopo con un bel duello con Lele Salva e soprattutto un'ottima gestione nella parte finale hai conquistato un secondo posto di vitale importanza per te. Allora, sì, la qualifica purtroppo completamente errata perché ho un 26,4 annullato alla penultima curva, purtroppo mi ha fottuto un po'. Partenza, miglior partenza della mia vita, ne ho passati 4-5 all'esterno, non lo so. Poi probabilmente anche perché si sono toccati, ho visto Michele Maier box, gambe box, quindi forse anche per quello, ma comunque una gran partenza davvero. Diciamo che c'è stato un Poi frittatone di cipolle, credo, in casa un po' Mercedes. che stavo di là a sinistra, perché ho detto i Rossi e il pad parte bene, mo lo seguo. E mi sono messo dietro a lui ed è andata bene fortunatamente. Poi gara, purtroppo i primi due è un'altra categoria. Gianluca più o meno riuscivi, decimino più, decimino meno, ma alla fine se n'è andato anche lui. Ma Fabio soprattutto un altro livello proprio. Penso che il campionato se lo giochino loro due ci sarà un gruppone pazzesco per il terzo posto. Poi non ho capito cosa è successo a Gianluca, sinceramente, alla fine. E poi ho avuto un contatto con Lele Salva e io credo di avergli lasciato lo spazio all'interno, visto che ha corso tantissimo, quindi penso che ha rotto qualcosa. Però tutto sommato gara positiva, ho un po' il rimpianto di non essermi per... diciamo, non ci ho pensato purtroppo che cazzo, scusate, no, non c'è il DRS. aspetta, sono le 23:54. Ho detto vabbè, non c'è il DRS, non ci ho pensato purtroppo, se no rimanevo fuori e me la rischiavo a difendermi come un animale contro Fabio. Ma purtroppo non ci ho pensato, sono andato in box, ho un po' il rimpianto, sinceramente. Però va benissimo il secondo posto, ma mi accontento così dopo una Master League sofferta dove dovevi aggrapparti con le unghie proprio al decimo posto quando andava bene, sinceramente mi va più che bene così. Sì, comunque è stata una buona gara. Congediamo anche te, Nicola, per poi farti delle domande alla fine insieme a Fabio e ai Rossi. Passiamo allora a questo punto subito. Forse al pilota che ha sorpreso di più in questo Gran Premio, debuttante nella nuova categoria, debuttante nella 100% in questo feat del 2021, un Hiroshi che ha gestito straordinariamente tutta la gara, a seconda delle fasi a cui serviva il pilota della Williams. Raffaele, ma complimenti, cioè non c'è altro da dirti, da farti complimenti perché veramente gara sublime e gestione della gara a mio punto di vista eccezionale dal primo giro fino all'ultimo e scelta ottimale di rimanere fuori negli ultimi due giri che ti ha portato sul podio al netto ovviamente del problema di Gianluca. Grazie mille, buonasera a tutti quanti, spero mi si senta, bravi tutti i ragazzi che sono arrivati, dispiace per me che magari questa safety car all'ultimo, personalmente sì, magari un podio, però lo sento pochissimo meritato, già aver preso la posizione su Lele Salva in quel modo all'ultimo non mi era piaciuto molto. Ho avuto lo stesso panico di Fabio, perché già al 30° giro, tant'è mi sono staccato da Nicola e Lele, non riuscivo a tenere, che avevo messo 0,50 come carburante in più e quindi no, dovevo iniziare a risparmiare, non ne valeva la pena arrivare fino in fondo. Confermo quanto fatto da Nicola, l'ho visto negli specchietti, mi ha seguito entrambi all'esterno. Spero che non l'ho creato io il panico, perché Gano e gli altri si erano marcati a destra. Io sono andato esterno, poi di colpo si è passato No, anche Lele credo Salva. sia andata lunga una Mercedes, quella più interna, forse la Ganu. È andata lunga quella, cioè, ha fatto uno strike a centrocurva, almeno questo è quello che si è visto dalla diretta. Ok, allora, diciamo pulito, poi aspettiamo il post-gara, bravi tutti quanti. Non c'erano i giri richiesti, però ogni tanto ci sono andato anche io largo nella penultima curva e
non c'è nulla, aspettiamo, mi toccherà già rifare il pollo con gli avatar, poiché Ernesto ha fatto cose, purtroppo credo fosse desincronizzato qualcosa, però bella gara, sembra un bel campionato, come detto da Nicola, per la top 5, poiché lì davanti, anzi sono molto sorpreso di Gianluca, gli faccio un complimento, mi spiace che non è arrivato fino alla fine, però lì davanti sembra una bella lotta tra Fabio e Giallo, se Fabio si ricorda di mettere la benzina, e poi dietro Nicola c'è davvero un bel gruppone, la solita pro, e mi fa piacere farne parte, ne ho commentate tante quest'anno, è bello essere lì in mezzo. T'ho ceduto il posto. Spero di non salire anch'io, però aspetto, no, no, non c'è Singapore, mannaggia. Beh, allora, intanto vediamo se dalla chat c'è qualche domanda per i piloti, casomai la rigiriamo subito, non so se Luca te puoi controllare un attimo se qualcuno ha già fatto qualche domanda, perché nel caso intanto vorrei cominciare un po' a parlare di questo campionato anche con i nostri piloti. Allora, è un campionato nella quale parti in maniera anomala, non si parte dall'Australia, si partite dal Bahrain, arrivano tre piste nuove, una subito in Portogallo, poi una che riprende a fine... dopo le vacanze di Natale, che è Imola, e poi la penultima Jeddah, e un campionato nella quale in questo momento sembrano due piloti delineati come favoriti, anche voi l'avete un po' suggerito in questa intervista, però una safety car come adesso può cambiare tutti i piani. Vi sentite che comunque ognuno può avere veramente una chance per fare un buon risultato ogni singola gara, o pensate che questa gara abbia già un po' delineato la classifica che si potrebbe vedere da qui alla fine? Parto con, non lo so, chi vuole partire per primo di voi tre ragazzi. Ma io butto subito con il fatto che il primo giro abbiamo perso Gano, mica mai, credo che qualche altro interprete ci sia, non so se per la prima posizione, però insieme a Fabio Gianni. Nicola? No, sono d'accordissimo, mica mai, l'ho beccato contro anche il 2018-19 in Pro, è un pilota forte al mio livello, quindi credo che ci sarà anche lui nel gruppone di mezzo, mentre invece secondo me per battere Fabio deve solo schiantarsi qualche gara, spero che succederà, in modo tale che qualche gara la riesco a vincere anche io. Però poi ti devi far trovare pronto quando succederà, che è un altro fattore ancora. Fabio, vuoi rispondere alle gufate? O... La risposta posso dirti che succederà sicuramente, perché comunque succederanno sicuramente gli errori. E per quanto riguarda un po' il livello generale, io stasera mi aspettavo il solito trenino, cioè mi sarei aspettato il trenino iniziale con tutte le macchine un po' attaccate al DRS, con il primo che faceva un po' ritmo. Invece si vede che è un po' l'incidente che c'è stato, mi sono staccato subito e da lì ho avuto praticamente subito un secondo di vantaggio e piano piano l'ho aumentato, perché secondo me se qualcuno mi stava sotto il DRS il primo stint non scappavo così. Ultima domanda da parte mia, poi lascio a Luca per qualche domanda e poi il Drive of the Day e la conclusione di tutta questa intervista. Quest'anno per voi piloti quanto è difficile gestire una qualifica nella quale siamo tutti molto attaccati? Dico siamo perché ovviamente quando giro anch'io vedo che voi ragazzi della Pro non avete un brutto livello, e oggi lo conferma anche lo stesso Fabio, che ha fatto un tempo molto molto interessante ai fini della qualifica. Quanto è importante la qualifica e la gara? Cosa conta di più? Come riuscite a gestire due fasi completamente diverse che in questo gioco sembrano incidere pesantemente nell'arco del weekend? Magari, come abbiamo visto anche, Nicola non era performante in qualifica, l'abbiamo trovato molto più performante in gara. La stessa cosa si è vista probabilmente in gara tra Gianluca e Fabio, no? Fabio molto più rapido nella prima parte, Gianluca più rapido della seconda anche dei setup. Quanto è importante la gestione di questo weekend in generale, che può essere Bahrain, che può essere Portogallo, in un gioco nella quale sembra che si sia puntato molto di più sul passo gara che sulla qualifica? Adesso vorrei una vostra disanima per capire come vi state un po' approcciando a questo gioco. Magari prima tu, Raffaele.
le responsabilità. E io ho tanta difficoltà anche in questa gara. Quelle poche prove che sono riuscito a fare, ho tanta difficoltà nel carico di carburante quest'anno. E invece era la cosa che mi piaceva di più gli anni passati, al 100%, perché sentivi di più la vettura. E quindi personalmente quelle poche prove l'ho puntate sulla qualifica, su almeno fare un buon giro, capire bene i punti di staccata, tant'è che il ritmo con l'ultimo stint della soft non era nemmeno così pessimo, ecco, ero lì nel gruppo, diciamo, non guadagnavo né perdevo, e a inizio gara invece tanta sofferenza, se non fosse stato per il DRS con Nicole e le salva ero molto più indietro, quindi almeno personalmente preferisco puntare tanto sulla qualifica. La gara tutto sommato bisogna aspettare, è una 100%, è lunghissima. Nicola? Più che altro, allora, io in qualifica sono sempre stato un po' più bravo rispetto che alla gara. Pure in Master l'anno scorso qualche top 10 in qualifica la facevo, mentre in gara soffrivo tantissimo. Io più che altro ho davvero tantissimi problemi nel primo stint col surriscaldamento delle gomme, è proprio una mia croce che me la porto dietro dal 2018, non riesco proprio nel primo stint. Infatti credo che quest'anno mi vedrete spesso, questa pista no per fortuna, ma in molte partire con la gomma gialla, perché io non riesco proprio a gestire gomme, uno stile di guida troppo aggressivo, blocco sempre, giro tanto il volante, è un po' un macello, quindi io sono molto in difficoltà in gara, soprattutto nel primo stint, e credo che oggi si sia visto più o meno, soprattutto quando la gomma si va ad usurare. Io ho notato che mentre giravo col 31,8, 9, 7, diciamo, ho alzato all'improvviso il CO2 a 32,5, quindi mi sono dovuto fermare. Io avrei voluto pure allungare un po' di più lo stint all'inizio, però la gomma io purtroppo non riesco a gestirla molto bene, vado in difficoltà, e ma questo è dovuto dal mio stile di guida. Quindi questo è semplicemente, mi trovo molto meglio in qualifica che in gara su questo gioco, nettamente. Anche okay. Se non c'è, però. Fabio? Ma invece per me è forse esattamente il contrario, cioè va bene che le prove che ho fatto su questa pista le ho fatte solo con il pieno e non ho mai provato le seconde gomme, comunque la gialla e la seconda rossa. Però mi sembra che di avere più difficoltà nella parte finale, quando sei un po' più leggero, perché sei abituato alla macchina pesante e quindi non riesci a calcolare, almeno io non riesco a calcolare bene le traiettorie un po' più aggressive e le staccate un po' più aggressive per andare un po' più forte, comunque sfruttare di più la gomma nuova. Io sinceramente ho questa difficoltà, ho notato questa cosa, non so se è una difficoltà di tutti o solo mia, però secondo me è un po' più difficile rispetto all'anno scorso. Poi magari questa pista è un po' pesante come ritmo, perché fare ritmo qua è veramente difficile. Magari in una pista un po' più facilotta, come può essere, non so, Brasile, Silverstone, così questa cosa non c'è. Perfetto. Beh, Luca, io lascerei a te un po' le conclusioni di questo discorso, che sembrano molto interessanti, tre discorsi molto diversi anche per quanto riguarda la gestione del weekend. A te la parola per una conclusione generale di questo evento, di questo primo appuntamento della Pro, ovviamente Drive of the Day, e quindi lascio a te un po' la parola anche per le riflessioni un po' finali, insomma. Ah, niente, diciamo che abbiamo già trattato un po' quelli che sono tutti i temi, poi la stagione è ancora lunga, mancano 19 gare al termine, quindi c'è ancora molto da scoprire, molto da vedere. Alcuni dei ragazzi che sono qui con noi questa sera hanno già fatto capire quelli che potrebbero essere i loro pregi e quelle che potrebbero diventare o essere le loro croci nel corso della stagione, quindi poi a seconda del tracciato vedremo se questi problemi saranno risolti o meno, se soffriranno ancora, magari a seconda della pista potremo vedere dei piloti più veloci o meno, magari io in questo momento mi sto facendo l'idea che Fabio potrebbe essere il metro di riferimento per tutte le piste, bisogna vedere se dietro c'è un inseguitore costante, ma vedremo con il tempo. Detto questo, prima di concludere ovviamente abbiamo il driver of the day, e con il 32% delle preferenze il driver of the day lo porta a casa Hiroshi, che quindi applaude. Grazie a tutti, e Lavazza, un amore di caffè. Ok. Devo dire, non ti mettendo una sponsor, mi spiace. Ci tocca. È vero, è vero, è vero.
Ok, detto questo, abbiamo annunciato anche quello che è il driver of the day. Io per il resto siamo in conclusione. In primis, devo ovviamente salutare il mio compagno d'avventura Jacopo. Grazie a te Luca e grazie a tutti per averci seguito. Sarà una stagione lunga. Grazie ragazzi, grazie a Nicola, Ciao. grazie a Raffaele, grazie a Fabio per essere stati qui con noi nel post gara. Grazie a voi. Per il resto siamo davvero in conclusione. L'appuntamento ovviamente è la prossima, non la prossima settimana con la Pro League che sbarcherà in Cina, ma noi invece vi aspettiamo giovedì per la Master League che torna sempre qui sul circuito di Sakhir, Gran Premio del Bahrain con la diretta a partire dalle ore 21. Vi saluto anche io, quindi da parte mia, di tutto lo staff di Formula Italia e dei miei ragazzi, Luca Flaminio, vi saluto e l'appuntamento è alla prossima settimana con la Pro League e noi ci rivediamo quindi qui. Però giovedì 21 Master League, sempre qui a Sakhir e poi ovviamente anche la Prime. Venerdì, ma questa è un'altra storia. A giovedì.